Perché devo ammazzare quel prete? Prima rispondi, sei disposto o no? Ma voi tenete anche degli altri, mi pare. Casa Grande, Rizzi, ma perché avete scelto proprio a me? Gente ottusa, tu sei diverso, Fabrizio. E poi uno come te è stufo di fare quello che hai fatto, vuoi fare carriera. E allora io torno a farti la domanda. Sei disposto ad ammazzare quel prete di cui ti ho parlato? Se sarà necessario farlo? Non ha sentito, scusa. Bravo, anche tuo padre avrebbe risposto così. Dove riscuoti oggi? Faccio un giro dei negozi del corso. Questo è un lavoro che tu lascerai presto ad altri. Ricorda, tu sei figlio di Carmine Canepa, che è stato un grande amico mio. Andrai a trattare coi tuoi clienti solo per qualche giorno. Poi, sempre che tu lo meriti, cambierà tutto. Vai solo? Ombrino viene con me, mi fa da autista. Sei ancora qui? Che c'è? Che vuoi? Perché tieni quella faccia? Te l'avevo detto l'altra volta che questo è un momento duro. Adesso non posso, te l'ho già detto. Mia moglie è stata malata, i dottori, le cure. Dove li prendevo i soldi? Lasciami almeno il tempo di guadagnare qualcosa. Ci ho avuto pure le tasse, abbi un po' di coscienza. Non posso! Io non faccio il furbo, se ce le avessi me li darei. Io non posso! Adesso cosa succede? Perché hai preso quest'acqua? Che ci vuoi fare? No, 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 no! Lasciami! Dai. No, no! Allegro, allegro, va tutto bene. È meglio che togliersi un dente. Vai giù. Però, 1 minuto e 20. Spalle. T'avevo detto 1 minuto. Suso, tu devi continuare a pagare, capito? Perché la protezione costa. Suso, tu non lo devi fare più, pensa alla famiglia. Se ci fai aspettare passiamo a casa tua. A casa mia. Allora sbrigati, vai a prendere questi soldi, dai. Dai, muoviti. Dai, vai a prendere questi soldi. Ma non l'hai ritirata la busta da Mattia? Ma che, non me l'ha voluti dare, non paga mai. Vabbè, andiamo al negozio, forse. Quelli grigio chiari arriveranno domani. Bellissimi anche questi, prenderei sì, entrambi. Buongiorno. Desidera? Parlare con suo padre. Arrivederci. Arrivederci. Torno con mia figlia. Chi devo dire? Assicurazione. Papà, c'è un signore delle assicurazioni. Sì. Questa è la vetrina che pubblicizza l'altro nostro negozio, quello di antiquariato. Lei è la prima volta che la vedo lavorare qui. Ho finito gli esami all'università e così do una mano a mio padre. Questo qui quanto costa? Quello è della metà dell'800. Viene 3 milioni e mezzo. E questo qui? Questo è più piccolo ma viene di più, 4. Ecco mio padre. Cecilia, puoi andare a casa. È ora per te. Lei, se vuol seguirmi nell'ufficio. Allora non ci siamo capiti. Ma non ci piace essere presi per il culo, dico. Eh? Hai capito? Cecilia, i soldi nel cassetto! I soldi nel cassetto, Cecilia! I soldi! Capito? È la stessa sinistra! Stessi, come questi,
Va tutto bene, papà. Guarda che vista, mamma! Mamma, guarda che vista! Guarda che terrazzo, guarda che casa! Mamma! Questa qui è tutta nostra! È tutta nostra, sia la vista, sia il terrazzo che la casa! Hai visto questa cucina, mamma? Questo è legno vero. Abbiamo due bagni di là. Tu ancora non hai disfatto le valigie, perché? E hai portato i mobili vecchi, non ci servono i mobili vecchi. Mamma mia. Capisco perché stai così immobile lì. Io non la voglio questa casa. Mamma, io non ti capisco. Perché non provi a dimenticare il passato? Eh? Perché non proviamo a buttarci alle spalle lo schifo e la miseria? Lo sai che faccio adesso? Ti prendo anche una cameriera che a casa ti può aiutare. Sei contenta? Così fatichi di meno, ti riposi un po'. Io non ci voglio vivere qui. Porta sfortuna. Io non capisco perché. È una casa nuova ed è nostra. L'ho già avuta una casa nuova. Mamma, questa non è quella. Tu eri un bambino quando tuo padre mi portò in un posto come questo. Un regalo di Turiello. Diceva che la nostra vita sarebbe cambiata. E due giorni dopo... Mamma, basta. L'hanno ammazzato i carabinieri in mezzo alla strada. Mamma, basta. Finiscilo. Perché non provi a essere felice? Guarda che bella casa. Guarda che vista. Prova a essere felice. Perché te l'ha data Turiello? Tu... Che ci devi fare con lui? Turiello! Mamma. Sempre Turiello! La mia vita! Calmati, mamma, calmati. Mamma. Obolo. Sai cosa vuol dire obolo? Vuol dire... offerta per i poveri. Noi vogliamo fare un'offerta a Don Paolo Ditri della parrocchia di San Sebastiano. Prima di passare a una soluzione finale, proviamo una mossa diversa. Domani mattina ti presenti da lui e gli dici che un gruppo di famiglie amiche dell'avvocato Turiello vuole fare un'offerta alla sua parrocchia che ha tanti poveri e una chiesa che ha bisogno di tanti restauri. Ho finito. Ah no, c'è anche questa. Mettilo al collo quando vai da Don Paolo. È un obolo. Ma... chi ti ha messo questi soldi in tasca? L'avvocato Turiello. Un gran benefattore. E vuole adesso aiutare la vostra chiesa. Vuole aiutare i poveri, i lavori di ristrutturazione che state facendo. Come ti chiami? Fabrizio Canepa. Il figlio di Carmine? Sì, perché lo conosceva. Tua madre come sta? Sta bene? Abbastanza. E tu un lavoro ce l'hai? Che fai? Beh, di lavoro non ce ne sta tanto. Faccio l'autista. Poi qualche volta mi chiamano per fare dei lavori di consegne. Bello quel quadro, vero? Bellissimo. Non capisco. Ripensaci. E vedrai che capirai. No, me lo spieghi. Lei perché non può accettare questi soldi? Me lo spieghi. Chi me li manda deve venire da me. E deve dirmi da dove viene quel denaro. Ma se lei non accetta questo denaro, farà molto dispiacere alle persone che gliel'hanno mandato. Lei non può fare questo. Se hai una qualche buona ragione per convincermi, ti ascolto. Io continuo a non capire. Non capisci che stai facendo una brutta figura. Ma come sarebbe? Ripensaci.
Adesso che torni indietro da dove sei venuto e ripensa a tutto quello che ci siamo detti. Ripensaci. È quello lì, Nistico? Sì, aspettami qui, torno subito. Vieni. Guardi che lei è andato con la ruota sui fiori. Si può spostare, per favore, grazie. Dai. Forza, Michelino, che il nonno ci aspetta. Salve. Dunque, con Nistico e gli altri, domenica abbiamo una riunione per stabilire il giorno riguardo a quel prete. Lunedì ti chiamo e ti do una risposta definitiva. È chiaro? Allora, avete proprio deciso? Va eliminato perché è pericoloso, non ti basta? Certo che mi basta. Tuttavia, visto che non è cosa da poco, tentiamo un ultimo avvertimento per farlo smettere. Un ultimo segnale diverso, un segnale di tipo religioso, eh? Qualcosa che finisca in TV, uno shock. Fabri, guarda, quelli che stavamo dicendo in macchina. Ho incontrato la figlia di te, Mattia, che non ti vuoi isterico. Aspetta l'uscita, sbrigati. Mio padre da anni paga dei miserabili che mangiano sulla paura della gente. Dei parassiti. Era nervoso, non dormiva la notte. E non capivo. Adesso ho capito. Come ci si sente a fare certe cose, eh? Come ci si sente a mandare un padre di famiglia in clinica con un esaurimento nervoso? Senta, perché non porta la spesa a casa se la cucina per bene, eh? Sia tranquilla. C'è tanta gente qui. Se mi metto a urlare, se chiedo aiuto, cosa fai, delinquente? Mi ammazzi, eh? E se chiamo quel poliziotto lì fuori? Quale? Quello. Vabbè, per me puoi chiamare chi ti pare. Tu mi hai insegnato l'odio. Io spero che tu vada in prigione, nella peggiore prigione che esista. E che paghi tutto quello che hai fatto. Tutto. E quel giorno io sarò così contenta, farò una festa. Sì. Una festa grande. Sì. È una questione di gusti. Io vado all'altra uscita, ci vediamo. Signora, si sente male? Stasera andiamo all'hot flash, eh? Ah, meno male. Un poco di carne calda. Oh!
d'arte. Mi riconosci? Come potrei dimenticarti? Perché sei sparita? Ti giuro che la droga non l'ho più toccata. Perché non sei venuta prima? Ma perché tu stai sempre dietro a quella bionda là che canta. Sta zitta. Vieni, andiamo. Pagano bene per il prete, è vero? Io l'ho detto a Turiello che sono pronto. Ombrino. Ma lui parla solo con te. Mi vuol mettere da parte. E guardami, mannaggia. Se la cosa si fa, c'è una parte anche per te. Va bene, hai capito? Se lo dici tu, guarda che io ci conto. Non ti preoccupare, io e te siamo sempre Fabrizio, stati una squadra, no? Tu, Rachele, la lasci stare! Ma che fai, Manucci? Fermati! Prendela! Che te lo vuoi? No, lasci stare! Mettici il collare allora! Mettilo il collare! Io non passo! Ma... Vai via! Avevi Lasciami detto che... andavamo a casa... Vai via! Quella faccenda del confessionale preso a rivoltellate non ha funzionato. Anzi, ha rischiato di essere persino controproducente, pensa. Adesso quel prete vuole fare l'eroe. Sono stato ad ascoltarlo in chiesa. Ha parlato dal pulpito come un capo popolo, dicendo che bisognava fare dimostrazioni per le strade, coi cartelli di protesta. Spinge la gente a denunciarci, a dire e fare tutto il possibile contro di noi. No, no. Abbiamo avuto fin troppa pazienza, Fabrizio. La cosa di cui avevamo parlato diventa esecutiva, chiaro? Sono tutti d'accordo. Carmine, ti prego, aiutami. Fai che lui non prenda la tua stessa strada. Abbiamo avuto fin troppa pazienza. Tu sei pronto? Io pensavo di portare Ombrino con me, mi serve per la macchina. Tu c'hai un debole per questo Ombrino, a me non so, invece mi sembra un po' confuso di cervello, no? Meglio che lo lasci perdere. Ho capito. Alle 8:30 ti do il via, alle 9:30 tutto deve essere finito. Mio padre non avrebbe mai avuto paura. E a me tremano le mani! Sì? Oh, io mi nascondo, tu che fai? Cosa? Non lo sai, hanno ammazzato Turiello mezz'ora fa. Oh, mi senti? Dove? Alla circonvallazione, al ponte. Ma com'è successo? Pochi colpi da vicino, forse uno che stava con lui, non lo so. Ma quest'ordine chi l'ha dato? Guarda, io per me non indago, io mi nascondo. Thank you.
polizia. Ci deve seguire. No, volevano i soldi per la protezione, senza maltrattare. Ma voi che pagavate il pizzo, avevate paura di violenze? O di ritorsioni contro di voi, le vostre famiglie? No, noi vi pagavamo, signor commissario, per stare in pace. Capisco, capisco. Va bene. Buongiorno, signor commissario. Chi era quello che lavorava con te? Non ricordo il nome. Mi sembra Franco o Gigetto. Ma non è imprudente lavorare con chi non conosci? E perché? Io l'ho incontrato una volta al bar, perché siamo tutti e due tifosi della stessa squadra. E lui mi ha chiesto se l'accompagniamo a fare un giro. L'ho accompagnato e poi lui entrava dentro i negozi. Riusciva, poi siamo andati avanti così. Ma ti dava un po' di soldi anche? Ha pagato il taxi due volte. Ma sopra di voi chi c'era? Si chiamava Turiello? Turiello? Chi è Turiello? Da quanto tempo voi minacciavano? Loro da 2 mesi. Violenze? No. Scusi, che per caso era una voce femminile che ha fatto la denuncia? Sta zitto. Io non le faccio le telefonate anonime, io se devo dire qualcosa lo faccio in prima persona. Quindi lei è disposta a testimoniare che questo signore, Fabrizio Canepa, veniva nel suo negozio per ricattarla e minacciarla? Sì. Signora Filippo, può andare. Io questa storia spero di dimenticarla. Ma che fai, eh? Sei impazzito. Ma che vuoi fare? Ti vuoi tagliare? Credi che volevo tagliarmi le vene? No, le vene ancora non ci sei arrivato. Ti sono solamente fatto uscire il sangue. È una punizione. E quale punizione, eh? Quale? Non ti basta che già stai qua? Quanto c'è da fare? Ho ammazzato mia moglie. C'ho da fare l'ergastolo. L'ho tirato fuori da un'auto. 6 minuti con 2 uomini. Puttana drogata. Lasciami. Mi dispiace. Dormi. Io non valgo niente. Io non sono nessuno. Capisci? Non valgo niente. Niente. Non sono nessuno. Non valgo niente. Niente. Certamente. Ringrazio a te. Grazie. Ciao. Alighieri, posso parlare con Fabrizio Canepa? Te l'avevano detto che ogni tanto vengo qua a dare una mano al cappellano. Beh, devo pur continuare a seguirli, i parrocchiani che si perdono per strada.
Ti devo confessare una cosa, Fabrizio. Ma come lei si confessa a me? Ma sì, che c'è di male? Anche i preti si confessano, sai? E ripensando al nostro primo incontro, mi è sembrato come se tu, non so, mi nascondessi qualche cosa. Come se tu fossi venuto o mandato ad uccidermi. Sai, il pensiero di essere ucciso mi accompagna da tempo. Ma la sorpresa era che avessero dato questo incarico speciale a te. E poi quell'idea balorda di sparare contro un confessionale. Ma scusi, che vuol dire? Non capisco. Non ti ci vedo in questo genere di affari. Comunque, hai bisogno di qualcosa? Vuoi che ti dia una mano? Sì. C'è questa ragazza che mi ha mandato delle fotografie e dei soldi. C'è il numero di telefono scritto dietro. Io voglio che si dimentichi di me. Carina. Complimenti. Oh, però. Pensa se mi succede un incidente, mi soccorrono e mi trovano queste fotografie. Un prete con le foto di una ragazza nuda in tasca. Scandalo. No, assolutamente, non ti preoccupare. Parlerò con la ragazza. Vuoi che vada da tua madre? È in una clinica, Villa Fiore, per delle analisi, mi hanno detto. No, guarda, è meglio se parla con il dottore e poi mi dice come sta. Non vuoi che parli con lei? No. Perché poi mia madre si mette a piangere, lasci perdere. Dice mia moglie che me ne faccio io della pensione in carcere. Ma come, cosa me ne faccio? La spendo. Ma che c'hai? Senti, allora me lo spiego o no che c'hai, eh? Mi hanno detto che facevi lo spacciatore. L'ho fatto per 2 mesi, allora. Oh, ma che sta succedendo? Non pronunciare, capito? Dio! 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 Qui c'è una riunione di bugiati! Quelli come te! Mi avete rovinato la vita! Andate tutti in scena, via! Veloce. Quelli come te! Mi hanno rovinato mia moglie! Chi è che hai vince? E non via. Me lo dimentico! Via, via! Voi, al piano di sotto! Canepa, vuoi fare il capo come tuo padre, eh? Ti darò una lezione a te come ho fatto con lui! Questo è per te, Barrago. Grazie, padre. Siamo riusciti ad ottenere un televisore nuovo. Grazie a una ditta anonima. Questo è per te. Questo grazie, è per padre. Te. Tu puoi andare a trovare tua madre all'ospedale, immediatamente. Don Paolo, chiedo scusa un attimo una cosa. Dica, dica. Ma è vero che a lei mandano tante lettere di minacce? Anche di affetto. Ah, Fabrizio. Non c'è più rispetto proprio. Tira su di morale tua madre. Ah, dimenticavo, quella ragazza, quella... Chi, Rachele? Eh sì, sì, Rachele. L'ho incontrata. Le ho parlato. Anzi, è stata lei a parlarmi. È proprio una frulina. Ma pensa quello che dice e dice quello che pensa. Mi ha chiesto di venire in parlatorio. Beh, salutami tua madre, eh? Questo è un po' vivace, eh? Tiene il sangue caldo come suo padre. Ma tuo padre quei braccialetti stavano proprio molto bene. Io della madre con quelle cose lì non ci vado. Io della madre con quelle cose lì non ci vado! Andate, no! Bastardo! Andate, ma che cosa facciamo? Bastate! Basta con prete, via! Incendio! Non avete accompagnato Canepa dalla madre? Vado a fare rapporto in direzione. Non voleva le manette. E ha reagito violentemente contro di me. Ma glielo hai detto che le manette erano provvisorie? E basta! Ma era concesso! Era un ordine come disposto dal direttore! Il cappellano di Dio l'avevamo ottenuto. Ma tu hai sbagliato a non avvertire il detenuto. Volevi fargli perdere la testa, eh? Magari provocargli un qualche gesto da pazzo. O magari fargli cadere addosso un aumento di pena. Fermati, Righeri! Sistema tutto. Se no interverrò io. Canepa. Stammi a sentire, Fabrizio.
Le manette serviranno solo per il trasferimento. Quando arriverai all'ospedale te le tolgono. Abbi fiducia a me, su, avanti. Stai tranquillo. Fabrizio, stai calmo, mi raccomando. Dicono che la paziente è stata ricoverata in un altro reparto. Comunque, andiamo. Ma perché rallenti? Vai, vai. Vai, dai, perché ma rallenti? Rotto, non vedi? Ci ha fatto perdere un sacco di tempo quelli che eri in carcere. Venite lì. Lei deve essere il figlio, mi dispiace. Sua madre ha appena avuto un collasso improvviso e ispirata. Appena si è sentita male ha chiesto di lei, ma lei non aveva un mamma adesso. Sì. Mettete in questa manetta, dai, su. Sì, sono un amico, un momento. Si scusa. Ogni tanto sono venuto a trovare. Gli ho parlato di te, gli ho detto che stavi bene. Ho portato a tua madre dei soldi per la clinica, ma lei non li ha voluti. Allora gli ho detto che erano i tuoi. Grazie. Di niente, Fabri. Grazie a te che mi sei rimasto amico. Ma è vero che il maresciallo Licheri se ne è scappato in Tunisia? Vende la roba in Tunisia, ma se vendere più qua. Forse lui aveva bisogno di andare in Tunisia. Perché? Io ti volevo bene, ma forse c'era qualcuno che proprio bene non gli voleva. Ma non ti sei stancato di vederlo sempre e solo come un nemico? Guardalo come veramente. Un disgraziato che ha ammazzato sua moglie adesso si tortura. E tu lo sai. Gli ha impedito di ammazzarsi. Ivano è questo adesso. Guardalo così. Un po' lo hai creato anche tu. E chissà, magari lui in questo momento avrebbe bisogno di te. Il nemico non basta perdonarlo. Il nemico devi conoscerlo, amarlo. Chissà, forse sarebbe stato questo l'undicesimo comandamento. Ma insomma, ci capisci o no con questi segnali? Shhh! Che sta succedendo? Zitti, zitti! Oh, ma questa è la polizia? Allora è una cosa seria. Oh, ma che succede? E parlano! Mi hanno detto che stanno tutti intorno al magazzino delle costruzioni. Direttore, magistrato, polizia. Scusi, ma perché? Fammi spiegare perché? Hanno scoperto qualcosa. Non si capisce bene. Ma stanno tutti là. Attorno a... Questo mi hanno detto quelli che potevano vedere. Oh, a dormire? A dormire! A dormire? A dormire? A dormire? Superiore, scusa un momento, ma perché è arrivata la polizia? Ragazzi, tu sei una delle donne più belle e più cocciute che abbia mai incontrato. Non ti devi legare a una situazione come questa, Ragazzi. Non so come sarà quando uscirò di qui. Lo dico per te, non ha senso. Io vorrei spaccare questo vetro e accarezzarti i capelli. Lo sai quando ti guardo, quando ti penso, mi rendo conto che tu farai cose grandi. Io farò grandi fesserie, questo sì. Tu sei libero anche qua dentro, Fabrizio. E non devi sentirti solo, perché se anche tua madre non c'è più, ci sono io adesso. E io farò di tutto per te, faccio tutto. Perché... perché non mi dai un bacio? Dai, baciami. Certo che te lo darei un bacio. Te lo meriti un bacio.
E allora... allora metti le mani qui. Metti le mani qui. Così è come se ci tocchiamo. Perché? Perché mi hai rimandato indietro i soldi e le foto? Non hai mai pensato a me? Non mi hai mai sognato? Non hai mai sognato le mie foto nudo? Se hai bisogno di soldi io li trovo, non lo so, magari ti servono per l'avvocato. Ciao Rachele. Ciao Fabrizio. No, guardi, che a me piacciono le donne, io assicuro. Ma vi incontravate anche da soli, tu e Licheri? Guardi, ci siamo visti una volta sola al magazzino perché mi ha portato la lettera di una ragazza. Con dentro le sue fotografie. E poi dei soldi che si è tenuto lui. Quando era fuori, anche lei ha fatto circolare droga. Era per caso diventato il socio di Licheri qui dentro. Cos'è? Non parli più? No. Ma che state dicendo? Io quando ero fuori ho fatto circolare droga per 2 mesi solamente, ma per mettere il pane in bocca. Per mangiare qualcosa, voi che ne sapete di questo, eh? Questa era nel tuo materasso. Ma voi pensate che uno che spaccia droga è così scemo che si mette la droga dentro il proprio materasso? Ma che ne sapete di queste cose? Ma questa è fantasia! Ma usate un po' il cervello! Provate a immaginare uno che spaccia che si nasconde la droga dentro il proprio materasso, direttore! Abbiamo trovato il povero Licheri ammazzato da un colpo di mattone in testa. Era a terra in mezzo ai sacchi di cemento nel magazzino dove voi vi incontravate. Che devo fare io? Non Paolo. Lei ci aveva visto giusto quella volta che sono venuto in chiesa a portarvi quei soldi. Se li accettava tutto finiva bene. Se non li accettava invece era condannato a morte. E così quando non li ha accettati, io pensavo subito che l'avrebbero ammazzata. E lei ha letto questo pensiero nei miei occhi. E avevo detto a me di uccidermi. Però io non l'avevo mai ammazzato prima. E non lo so perché mi hanno dato fiducia. Forse perché io sono il figlio di mio padre. E poi avevo detto di sì pensando adesso si risolve tutto in un attimo. Finisce tutto subito. Invece poi ho dovuto cominciare ad aspettare. E i giorni passavano. E c'era qualcosa in me, Don Paolo, che cambiava. Ero diverso, non ero più come prima. E che Turiano se n'era accorto. E poi hanno sparato a Turiello. Ma io dovevo continuare ad andare avanti, dovevo seguire l'ordine. Gli avevo detto che alle 9:30 sarei stato lì. Sarei uscito di casa alle 9:30 e alle 9:30 sarei andato a sparare a Don Paolo. E cosa avrei fatto? Avrei preso la pistola, ve l'avrei puntata addosso e mi avrei sparato. Ditemelo voi, vi prego. Ditemelo voi, che avrei fatto? Mi avrei sparato, ditemelo. Licheri. Chi l'ha ammazzato? Don Paolo, guardami negli occhi. Io non l'ho ucciso. Non l'ho ucciso. Però qui c'è un complotto per incastrarmi qui dentro, lo vuole capire? Mi voglio lasciare dentro questo posto per tutto il resto della mia vita! Finiscila! La disperazione adesso non serve.
Io sto impazzendo. Stamattina Ivano Pais si è confessato con lei. Me lo ha detto lui stesso. Di questo non posso dire niente, signor direttore. Capisco. Io invece posso parlare. Vi dico che un'ora fa Ivano Pais è stato qui e ha rilasciato una confessione dove si è dichiarato colpevole dell'uccisione di Alberto Licheri. Pais ha dichiarato di aver scoperto che il graduato Licheri apparteneva, anzi aveva guidato, un gruppo di trafficanti di droga, gente che operava dentro e fuori, gente con la quale la moglie si era perduta. E Pais ha deciso di colpire a morte Licheri per compiere, così ha detto, un atto di giustizia. Poi l'altro ieri eravamo fuori dall'ufficio del direttore, ci siamo guardati un attimo, poi ci siamo stretti la mano. E poi? Che cosa vi siete detti? Non ci siamo detti niente, ci siamo solamente stretti la mano. Vieni qua, Fabrizio. Siediti. Ivano Pais è molto grave. Non ha scampo. È venuto prima da me e poi dal direttore. Una stretta di mano. E ha sentito che doveva aiutarti. Stamattina la sua voce aveva paura. Ma era anche decisa. Come se sentisse qualcosa. Come se ripetesse a se stesso, lo devo dire. Era quasi un'ossessione. Ivano, ma perché, eh? Non c'era nessuno che sospettava di te. Non volevo che pagavi tu per una cosa che non avevi fatto. Perché l'hai ammazzato? Tu sei mio amico. Lui era un criminale. Hai fatto una pazzia, eh? Tu adesso avrai un altro processo, un'altra condanna. Ma ti rendi conto? Io ho già una condanna a vita. Non ho rimpianti. Don Paolo mi ha dato coraggio. Oggi mi sento più libero dentro che fuori. Ma a volte mi ha detto che ritornerà nella nostra cella. C'è la mia roba. I libri. Il flauto. Tienili tu. Me li ridai quando torno. Tempo è terminato. Perché dove andrai adesso? In un altro posto, hanno detto. Ma ci rivediamo. Andiamo! Ci rivediamo, eh. Ciao. Quando esci stai ancora con Mysticò? Vedremo. Che Serrano prendono tutto in mano loro. Senti, Malvolti, vai a rompere da qualche altra parte, eh? Voglio leggere questi libri in pace, vai, vai. Dai, vai.
lasciatemi! Lasciatemi! Ma che? Lasciatemi! Lasciatemi! Magari l'ha ucciso lui! Questa è proprio una bella storia! Ma allora Ivano Paisa è innocente! Perché si è accusato lui? Buona. Quello che mi hai detto no, assolutamente no. Non voglio che informi la polizia di quello che mi hai detto. Sono abituato alle minacce. Era un'offerta per me. Me l'ha detto una persona che conta, che si chiama... No! No! Niente nomi. E stai attento. Non devono assolutamente sapere che mi hai informato che sei un traditore e che neanche che siamo amici. È chiaro? E allora d'ora in avanti evitiamo anche di farci vedere parlare. Non debbono assolutamente vederci parlare. Hai mai pregato, Fabrizio? Quando sei entrato stavo per inginocchiarmi. Mi hanno telefonato mezz'ora fa che Ivano Paisi è ispirato. Negli ultimi tempi, te lo sai, aveva cercato disperatamente di fare del bene. Siamo testimoni davanti al Signore. Domani appena esci telefona qui. Poi ma che vuol dire? Io in galera non ci voglio più tornare, capito? E che vuoi fare? Qualcosa di meno pericoloso. E meno puzzolente, no? Che ti ho messo di malumore? Pensavo. A cosa? Ma non è che andrei a raccontare in giro che hai detto di no a questa proposta? Perché potresti fare dispiacere a qualcuno, magari a Nistico. Senti, ma a volte che pensi che divento una merda di pentito? Guarda che do un cazzotto, ti rispedisco le parole in bocca. Poi, non ti arrabbiare. Io lo so che sono bravo ragazzo, altrimenti tu riello mica ti scegli. L'aria fuori dalla prigione, eh? Su, respira. Tu mi hai fatto fare 3 mesi meno di prigione. Basta, basta con questa storia, vieni, Dobri. Io sono felice. Apro la porta e ti vedo fuori, libera. Buongiorno. Buongiorno. Adesso ti accompagno per quel posto di lavoro. Soldi pochi. Vabbè, per cominciare va bene, no? Ah, delinquente, delinquente. Lo sono stato. Ma riuscito, ma riuscitissimo. Ecco, lì ci vorrei fare un dormitorio per i barboni. Qua una stanza per i ragazzi. Per parlare. E invece qua nel chiostro per ascoltare musica. Ti piace? E su tutte queste pareti, ecco, anche qui, in corridoio, su queste pareti bianche ci vorrebbe un pittore per farci qualche cosa. Insomma, cose da fare, come vedi, ce ne sono tante. E tu potresti darmi una mano. Ti va l'idea? Ah, guarda che è gratis, eh? Ma com'è possibile?
Sono passati 2 anni, i lavori di ristrutturazione ancora non sono finiti. O aiuti chi ha bisogno o fai i lavori. Tutte e due non ce la si fa. Dunque, una volta ho cominciato a scrivere qualcosa su un ragazzo che era venuto a portarmi dei soldi. Obolo. Ah, obolo è stata la prima parola che ci ha fatto incontrare. Poi ho continuato a prendere appunti. Beh, spero che non ti dispiaccia. Voglio leggerti alcune parole dell'inizio e della fine. Mi ha colpito molto questo ragazzo inviato dalla malavita e si sia presentato con un piccolo crocifisso al collo. Credeva di potermi ingannare. Oggi è il suo ultimo giorno di carcere e io sono convinto che ha cominciato a conoscere la figura sublime di Gesù. E in queste altre pagine ci sono altre opinioni mie personali su di te. Leggi e poi mi fai sapere. Attento che adesso scriverò io un libro su di te. No, magari. Non aspetto altro. Dai, andiamo. Don Paolo? Don Paolo? Che c'è adesso? Ah, mi scusi. E dovrebbe comprare delle spazzole e un piumino e degli stracci per le pulizie e anche delle candele. Ho capito, va bene. Settimana prossima le compro, sì. Va bene. Caneva, non l'hai preso, hai preso solo il prete. Torno indietro a finire! No, no, sta arrivando gente, accelera! Hai fatto metà e ti pagheranno metà! Accelera! Chiamate aiuto! Chiamate aiuto! Chiamate aiuto! Chiamate aiuto! Chiamate aiuto! Chiamatelo! Don Paolo! Oggi è il suo ultimo giorno di carcere e io sono convinto che ha cominciato a conoscere la figura sublime di Gesù. Fermi. 36 ed ultima. Oh, non ce la facevo proprio più. Bene ragazzi, adesso prepariamo la sua. Ma quando sei uscito? Ieri. Ti vedi? Oh, ma che è? Esci di prigione e c'è sta faccia. Che c'è? Stai male? No, non sto male. Ma perché non mi hai avvisato che uscivi, che ti veniva a prendere? Perché è stata una cosa improvvisa. Hai saputo che domani mi sposo? Ma dai. Ti sposi? Sì. Senti, hai sentito che cosa è successo ieri pomeriggio? L'hai visto il telegiornale? No, che è successo? Fabri. Hanno ammazzato quel prete, quel Don Paolo Ditri, quello di tanti anni fa. Mi hanno detto chi è stato, hanno scoperto chi è stato a sparargli. No, hanno fatto vedere il posto, la parrocchia. Quando hanno sparato stava parlando con un parrocchiano. Non era un parrocchiano. No. Perché? Ero io. Ecco, vi abbiamo portato da mangiare. Sì. C'è un nuovo invitato, Ombrino. Fabrizio Canepa, ti ho parlato di lui, un amico. Marcella, la mia futura moglie. Piacere, cioè. Marcella. Allora, che mi stavi dicendo? Angela? È una curiosità, Fabri. Ma come mai eri andato alla chiesa? Ero andato a salutarlo. Eravate diventati amici? Quasi. Quasi? Fino a quanto? Lo sai che quella volta che gli ho portato i soldi per farla finita? Lo sai che lui aveva capito tutto? Ma dove stai dicendo? Capito cosa? Aveva capito tutto. Ma tu dopo gli hai parlato di me? Stai calmo, Ombrino. Scusa, io ti devo dire la verità che certe volte mi è venuta la brutta idea che magari parlai e finivo male anche io.
Cipolline, le volete? Così, tu non hai parlato, mi hai tenuto fuori. Io ti posso dire che se hai deciso di cambiare vita è merito tuo. Veramente. Invece tu, adesso che intenzioni hai? Torni alle vecchie amicizie? Io no. Però io voglio sapere se l'ordine di ammazzare Don Paolo viene sempre da quelli. Hai capito? Da quando hanno ammazzato Turiello, tu stavi... Io ho lasciato perdere, te l'ho detto, perciò proprio non te lo so dire. Sono cose che appartengono al passato. Io se li vedo cambio strada. Ma adesso sto bene, sono contento. C'ho una bella moglie. E lo devo tutto a te, Fabri. Lo devo a te. Ciao. Rachele. Fermo. Le mani. Ti aspettavo, sai. Come stai? Certo. Hai ripreso a farti? Dai, balliamo ancora un po' insieme. E mi avevi promesso di smettere. Che carini. E chi sono questi? Lo sai che ti somiglia? Lo sai che ti somiglia, questo Fabrizio? È tuo padre. E lei allora è tua madre. Madre. Mamma mia, che bella bocca. Avete la stessa bocca. Sì, uguale, perché non mi baci ancora un po', eh? E perché? Dai, baciami ancora un po'. Dai, Fabrizio, perché ma io ti ho aspettato tanto. Sì, stai. Ma no, ma che fai? C'hai le... Aspetta che ti aiuto. Che ti aiuto. Rachele, le mutande. Aspetta, no, ferma, lascia. Fammi sentire, Fabrizio, voglio sentire Rachele. Il tuo odore. Ma mi lasci, ma lasciami stare. Rachele, baciami sto... allora, va bene, no. Allora baciami. Io ferma. Vengo con te, parto con te. Parto con te. Non puoi partire, sono ma lasciami, mi stai facendo male. Baciami, tocca. Stai andando in una scuola. Si chiama seminario. Una scuola che si chiama seminario. E che vai a seminare? È una scuola dove si impara a diventare prete. Fabrizio, dai. È una scuola dove si impara a diventare prete. È una scuola dove si impara a diventare prete. Capito? Io non so se ci riuscirò. Ma dai, stai giocando, smettila di giocare, guarda. Facciamo un altro Ascolta. Gioco, non mi piace questo gioco, non mi piace. Ascoltami. Questo gioco non mi piace, lasciami che stai facendo male. Rachele. Perché non mi lasci? Rachele, ascoltami un attimo. Io non so se ci riuscirò a diventare prete. Ma ce la voglio mettere tutta. Tu però mi devi promettere che non toccherai mai più la droga. Promettimelo. Buongiorno, dove andiamo? Alla stazione, per piacere. Che bastardo, te ne vai davvero? Ma te ne accorgerai che sbagli, Fabrizio, te ne accorgerai. Mi dispiace, quando tornerai da me, a me mi verrà da ridere. Andiamo. Ma è lui quello che deve arrivare? Sì, ha telefonato. Adesso non fare quella faccia, per piacere, eh? Mai avrei pensato che mi capitava una cosa del genere. Un prete con il suo passato non lo rispetterà nessuno. E sappiamo tutto del suo passato. Sono stato il suo confessore in 6 anni di seminario. E allora ne avrei sentite delle belle. Sì, interessante. Benvenuto. Grazie a Dio, benvenuto. Don Lucano, Don Fabrizio Canepa. Buongiorno. Sua Eccellenza ti aspetta. Ho riferito che in tanti anni di seminario non ho mai avuto un allievo del tuo valore. Figliolo, sono contento di ritrovarti. Quando ero venuto col Santo Padre per il seminario abbiamo avuto così poco tempo per parlare. Ma Monsignor Rea, che ha seguito i tuoi studi, ha sempre avuto parole di considerazione e di stima per te. Spero di meritarle. Ora è tempo di pensare al futuro. Avrai una parrocchia non molto grande, un po' fuori mano, ma adatta ad un debutto tanto atteso. Io mi permetto, Sua Eccellenza,
umilmente di ricordarle la lettera che le ho inviato dal seminario. Certo, la ricordo. Chiedevi di cambiare la destinazione che era stata prescelta per te. Perché tornando in questo luogo io sento di dover andare alla chiesa di San Sebastiano. Ma quella chiesa è nel quartiere della gente che hai conosciuto, che sa tutto di te. Io credo che conoscersi potrebbe essere meglio. Forse, ma è soprattutto un rischio. Don Paolo in carcere mi ripeteva sempre che essere sacerdote è sempre un rischio e che la Chiesa non deve mai fuggire i pericoli, ma deve affrontarli per vincerli. Figliolo, non ti dispiacere se non potremo esaudire la tua domanda. E che il Signore mantenga sempre viva la passione e l'entusiasmo, qualunque siano le anime di cui ti dovrai occupare. Ottavio, perdonami se sono così franco, ma con tutto rispetto, fare di Don Fabrizio un sacerdote e poi allontanarlo dalla gente che ha conosciuto, non so, a me sembra come una fuga. Un'operazione di sotterfugio, nascondere una redenzione invece di esaltarla. Non è così, e lo sai. Noi dobbiamo pensare alle famiglie dei parrocchiani per bene di San Sebastiano, che potrebbero trovarsi a disagio. E a quelli che sono di più, che conducono una vita riprovevole e che potrebbero trattarlo senza il dovuto rispetto. Non so se mi spiego. Allora, ti spieghi benissimo. Infatti adesso ci sta Don Lucano che non suscita né disagio ma neanche rispetto. Non so se mi spiego io. Stai peggiorando, eh? Ce l'ho fatta! San Sebastiano è nelle tue mani. Gli ho fatto cambiare idea. Vice parroco, di più non sono riuscito a strappare. Ufficialmente resta titolare Don Lucano, ma... Grazie, è più di quello che mi aspettassi. Devi ringraziare solo te stesso e il tuo entusiasmo che l'ha convinto. Vai, vai a San Sebastiano, la tua chiesa ti aspetta! Suso, ti ricordi Fabrizio Canepa? Fabrizio Canepa? T'hanno fatto prete! Ma sapete chi è? Quello che mi faceva pagare il pizzo! Tanti bei milioncini! Mi ha messo la testa dentro il secchio! L'hanno fatto prete! Ah, complimenti Fabrizio Canepa! Perché mi guardi così? Adesso prendono i delinquenti e li fanno prete! Eccola più o meno qua, no? Adesso tocca a me. Cosa? Adesso tu mi prendi la testa e me la ficchi dentro il secchio. Ma sei ubriaco, mi vuoi fare? Dai, mi puoi anche legare le mani, Suso. Ma che ti devo legare? Ma tu sei pazzo. Che non lo vuoi fare? Non lo voglio fare. Ma scherzi. Senti, quanto costava quel pulmino che ti abbiamo fatto vendere per pagarci? Più o meno. Più o meno. Era 10 milioni, no? Più o meno. Ecco, questo è un assegno per te di 10 milioni. Prendi. Io non sto scherzando. Senti, io ho fatto un calcolo approssimativo dei soldi che ho preso da lei ed ho compilato questo assegno. Io spero che la somma vada bene. Sì, certamente. Buonasera. Lei si chiama Canepa, vero? La signorina. Falla entrare. Prego. Ciao.
Salve. Salve. Lei è stato da mio padre? Sì, nel pomeriggio. Gli ha dato questo. Che soldi sono? Perché ride? No, perché fa bene a chiedere la provenienza dei soldi. Comunque sono dei soldi di un appartamento che ho venduto, che possedevo e con i quali spero di poter ripagare tutte le persone alle quali ho rubato in passato. Non so se ce la farò a pagare tutti, comunque io ci sto provando. Beh, lei ha ridato questi soldi a me e mio padre, ma noi non li vogliamo. Li può utilizzare lei per la parrocchia, che è ridotta male. E questi sono gli assegni che ha restituito agli altri negozianti, i nostri vicini. Anche loro non li vogliono. Hanno detto che il passato è passato e mi mandano a dirle che bisogna guardare al futuro. E questo gesto è un invito a dimenticare. Io vi ringrazio. Io ho conosciuto Don Paolo Ditri. Credo che approverebbe. Certo che con Don Paolo c'era un'altra vita qui, eh? Eravamo tanti a partecipare alle sue manifestazioni contro le estorsioni e contro la droga. Adesso la domenica viene un altro prete, così fa la funzione e poi se ne va. Ma sai che una volta, in un momento per me poco felice, nel quale stavo andando nella macchina dei carabinieri a trovare mia madre che era all'ospedale malata, sono passato davanti al tuo negozio e ti ho visto con la tua bambina in braccio e mi ha fatto bene, perché tu eri così felice. Sì, non era mia figlia, però. Mia figlia o mio figlio, non lo so. Arriverà adesso, tra 5 mesi. E questa è una gioia del Signore. Anche se non sono sposata? Sì, anche se non sei sposata. Vorrei che conoscesse Ernesto, Paolina, Luigi. Loro venivano tutti quando c'era Don Paolo. Portameli qua e fammeli conoscere questi Ernesto, Paolina e Luigi. Io ho voglia di conoscere gente. Portami persone qua. Le piace la musica? A me molto. Vieni, dai! Scusi, lei è il nuovo prete? Sì, piacere. Piacere. Ernesto! Ernesto! Vieni, ti voglio presentare una persona, vieni! Io? No, sbrigati! Allora, Don Fabrizio, Ernesto. Molto piacere. Ciao. Molto. È lui che mi ha incastrata. No, è lei che mi ha preso per il collo. Aspettila. Sì, ma poi possiamo andare a mangiare una pizza tutti insieme. Ragazzi, fermi un attimo, fermi, stop. Un benvenuto a Don Fabrizio. Bravi, grazie. Don Canetto, lo sente? È peggio di una discoteca. Ma non è mica un delitto. Una discoteca in chiesa? Innanzitutto non è in chiesa, ma in un repertorio. E poi non è solamente musica la discoteca, sono tanti tipi diversi di musica che se tu proverai ad ascoltare, vedrai che ti piaceranno pure. Adesso non si sente più. Ragazzi! Bello, no, in chiesa. Buongiorno, Don Fabrizio. Salve. Buongiorno. Allora, lui è il sacrestano Bizzarro. Piacere, signor Bizzarro. Sono i musicisti. Ciao. Entrate, entrate. Allora, come avevamo deciso, potete venire a suonare 2 volte alla settimana. E poi, chi di voi vorrà, e qui ripeto, chi di voi vorrà, e non per ripagare me, può venire ad aiutarmi per rifare quello che Don Paolo aveva cominciato a fare. E io
se lo fate vi accoglierò a braccia aperte. Io non voglio applausi. E volevo finire questo incontro dicendovi che quando ero in seminario e pensavo a questo momento, provavo come un senso di paura. Perché sapevo che avrei dovuto affrontare le vostre facce, i vostri occhi. Mi sarei dovuto presentare come un uomo degno. Degno di quest'abito, di questo pulpito, della scelta che ho fatto. Beh, io ripeterò sempre che io non sono degno di questo dono di Dio, ma ho bisogno del suo aiuto e ho bisogno del vostro aiuto. Questo pulpito è la scelta che io ho fatto. Sappiamo che la gente intorno a noi è minacciata, che esistono le estorsioni, la sopraffazione, l'usura, i delitti. Io vi dico adesso, e ve lo ripeterò sempre, che malgrado tutto, malgrado ogni colpa che possiamo commettere, dobbiamo scegliere la vita, dobbiamo amare. Ma l'amore non è una cosa astratta, amare è testimoniare contro ogni violenza, contro ogni falsità. Noi amiamo quando lottiamo per le cose in cui crediamo. Io mi chiamo Miglio di Nomistico. Come faceva Don Paolo, che mi ha illuminato. Mi ha dato la capeggia. Un libretto aveva scritto le sue opinioni su di me. Diceva che avevo sete di agire senza saperlo. Non lo sapevo, ma adesso lo so. Ha superato il primo esame. Speriamo che la gente impari ad amarlo. Grazie. Ciao, arrivederci, Don Canetto. Ciao, ciao. Bravo, Don Fabrizio. Ciao, Fabrizio. Ciao, Ernesto. Don Fabrizio è stato meraviglioso. Grazie. Tanta gente, ho visto. Ciao. È stata una bellissima sorpresa vedere la parrocchia così piena. Vi ringrazio di essere venuti. Sì, parole di speranza, scusate. Hanno colpito tutti. Rachele, Rachele. Io sono così commosso di vederti qui in parrocchia, in mezzo a tutte queste persone. Ora so che finalmente comprendi la mia scelta. Come stai? Ti sei sposata? No. E di chi sono questi begli occhi, eh? Non la conosci? Anna Maria, mia sorella. Io so cantare. Ma dai, dovresti venirmi a trovare. Maria. Ciao. Ciao. Dovresti venirmi a trovare qui in parrocchia. C'è bisogno di gente che canta. Va bene, ciao. Va bene, ciao. Spero che verrai a trovarmi qua, eh? È stato meraviglioso, veramente bravo. Io sono venuto qui per parlarle, per presentarmi, perché so che lei è una persona molto importante nella zona della città dove c'è la mia parrocchia. Molto gentile. E nell'insieme come va la sua chiesa? Era quasi abbandonata. Ci vorrà un po' di lavoro per rimetterla su. Ah, capisco. Farò di tutto per darle una mano. La ringrazio. Comunque io non sono qui per questo. C'è una cosa di cui dobbiamo assolutamente parlare. Lei lo sa che io sono stato in prigione, vero? Mi hanno raccontato qualcosa. Quando io ho cominciato stavo con Turiello. Se lo ricorda Turiello? No. Sì, me ne hanno parlato, fatti di cronaca. Io gli volevo molto bene. Ma me l'hanno ammazzato. E in carcere avevo questo pensiero, volevo ammazzare quello che me l'aveva ammazzato. O ammazzare quello che aveva dato l'ordine di ammazzarlo. Passavo intere serate in cella a guardare il soffitto e pensare come potevo eseguire quella sentenza. Poi però è successo un fatto che mi ha cambiato la vita, mi ha ripulito il cervello.
L'uomo che in prigione era incaricato di aiutare tutti, ha aiutato anche me, Don Paolo Ditri. E per cui quel pensiero non ce l'ho più avuto. L'ha conosciuto Don Paolo? Personalmente no, l'ho visto solo in qualche cerimonia. Era molto stimato. Per cui non ha conosciuto neanche Don Paolo. Io ero con lui quando l'hanno ammazzato. E penso che volessero ammazzare anche me. Ho letto quella notizia sui giornali. Perché me la sta raccontando? Lei non ha mai dato l'ordine di un'esecuzione. Lei non doveva venire qui. Doveva andare alla polizia o da uno psichiatra. E lei sarebbe il nuovo parroco? Che tristezza. No, un attimo. Io non sono qui per questo. Per farle delle accuse, sono qui per chiederle perdono. Io più di una volta ho pensato di ammazzare qualcuno. E per questo ho chiesto perdono a Dio. Ma sento che devo chiedere perdono anche a lei, Nistico. Lei fa discorsi complicati, ma se posso dire la mia opinione, io non credo che un prete dovrebbe comportarsi così. Ho un'altra idea. E me la dica questa idea. Mi dica la sua idea. Un prete dovrebbe consolare il proprio gregge, ascoltare le confessioni e amministrare i sacramenti. E secondo lei venirle a parlare in questo modo è sbagliato? Io non capisco proprio dove vuole arrivare. Io le voglio far sapere che le sono amico e che se avrà bisogno di me io sono disposto ad aiutarla. Va bene, come le ho già detto, farò anch'io quello che posso fare. Buongiorno. Comunque non mi mandi dei soldi perché non potrei accettarli. Perché? Fare quello che farebbe Don Paolo. La salute. Ma dico, un prete così non l'ho mai incontrato. Sembra ingenuo, poi sembra furbo. C'è qualcosa che non mi convince. Forse l'ha mandato qualcuno. Qualcuno chi? Gli altri, per esempio. Caterina Serrano? Sì, donna Caterina. Sei l'unico che è riuscito a farlo. A salire sull'aiuole come l'altra volta? No, è stata la prima volta che ho visto mio padre con un pizzico di paura. E non c'era mai riuscito nessuno a far paura a mio padre. E perché dovrebbe avere paura di me, tuo padre? Non lo so, però è stato così. E io lo conosco, Si vedeva da come muoveva gli occhi, da come parlava. Si vedeva. Quando gli hai fatto paura mi è passato un brivido sulla schiena. Mi piacerebbe riuscirci una volta anch'io. Parli come un bambino. Tu parli come un ignorante. Non lo sai che tra un padre e un figlio ci sono sempre motivi di rancore, di rivalità? Lo dice la scienza, questo. Ma quale scienza parli? Sto dicendo solamente stupidaggini. Vuoi che ti dica una cosa? Una cosa da pazzi? Una cosa che non sa nessuno? Una volta, anni fa, è stato compiuto un attentato su un'auto dove credevo viaggiasse mio padre. Sono tutti morti. Io per un momento ho creduto che mio padre fosse morto e mi sono sentito come liberato. Poi invece mio padre era su un'altra auto, quindi non è successo niente. Ma anche tu, no? Se lui non fosse più vivo saresti un po' più contento, no? Io credo che dovremmo conoscerci meglio. Vienimi a trovare qualche volta in parrocchia. Comunque ti volevo dire che mi sono divertito a sentirti parlare con mio padre. Sembravate come, sai, come a teatro, quando due si odiano e si parlano tutti gentili, questo. Ci vediamo. Ciao. Dove vai? Don Fabrizio, che cosa fai? È venuto il suo compagno d'infanzia. Mi ha detto qualcosa, ma io non ho capito bene. L'ho fatto aspettare di là. Mamma.
non ti permettere più di buttare le cicche dentro la mia parrocchia. Mi è fritto a raccoglierla. La macchina di Don Paolo era parcheggiata esattamente lì davanti alla porta. E l'ambulanza è venuta da lì giù. Contromano. E gli hanno sparato. E quanti erano? Io non lo so, perché Don Paolo mi ha buttato a terra prima che l'ammazzassero. E poi si è accasciato qua, sotto questi due sassi. Penso che non me li scorderò mai, questi due sassi. Senti, Fabrizio, spero che tu non ti offenda. Io ho portato questi soldi per la tua situazione. Qui come a teatro, si scambiano le parti. Ti ricordi? Una volta sei venuto tu qui a portare i soldi a Don Paolo. Ma adesso qui, i soldi, il prete li deve prendere. Poi sono soldi puliti, eh? Vengono dagli spaghetti e dal pesce fresco della mia cucina. Io li prendo anche molto volentieri. C'avevo dei pagamenti da fare che non riuscivo a tenere, a starli dietro. Mi fa piacere. Tengo già due figli, se mi viene un altro ce lo battezzi tu. Volentieri. Molto volentieri. Senti, Fabri, ascoltami. Qui la situazione è peggiorata. Non ti devi fare il doppio di nemici, c'è la lotta dei gruppi. Capito? Quello di Nisticò contro quello di Caterina Serrano, gente nuova. Shh. Vabbè. Come vuoi tu? Hai bisogno di una scorta? Eh? Dimmi. Ma che scorta? Perché? Non c'ho i soldi per una scorta. Vabbè, io ma che fai? Mi porti i soldi e poi li rivendiamo per la scorta. Ma va. Ma come ti sei fatto, prete? Chissà, cane. Bene, bene. Soltanto la mia, ancora vecchia. Che dici, come mi trovi? Ringiovanite, eh? Mi trovo bene. Ma perché mi hai fatto chiamare, Ganci? Che cosa è successo? Mi sono detto, se è prete, deve essere buono. Tu mi devi aiutare, mi devi dare una mano. Io ho un nipotino di 10 anni. E che sta in istituto perché mio figlio, che è il padre del bambino, se ne è scomparso in Centro America e l'ha lasciato là. Solo che il bambino è scappato perché l'hanno picchiato, maltrattato, una cosa. E allora io l'ho preso e l'ho messo da questo mio cugino, però pago per farlo stare lì. Ma i soldi sono finiti e questo mio cugino lo vuole portare un'altra volta nell'istituto. Dammi una mano, dammi una mano, dammi una mano, Canepa. Salvino Ganci. Corre sempre ed è caduto per le scale. Ecco, sta arrivando il direttore. Ah, mi fa piacere che è qui lei. Come si chiama? Don Canepa. La legge ha affidato il piccolo a questo parente e adesso lui vuole riportarlo qui, come se fosse un pacco. Io devo andare in Turchia per almeno 2 mesi. E la donna con cui vivo non vuole il bambino, perché è malata, contagiosa. Ma qui non posso riprenderlo. E poi non ci sarebbe nemmeno posto. Mi sembra di capire che qui questo bambino non ha più spazio. A parte il fatto che non c'è posto. E poi è un esempio di disobbedienza e di disordine. Ficca il naso dappertutto, lo trovi nelle stanze degli altri. Non si sa perché, forse per rubacchiare. Ruba gessi, va a sporcare sui muri, come per disegnare. Mi scusi, è un bambino. Che cosa c'è di male se gli piace disegnare? Lo fa per dispetto. E noi dobbiamo pulire. Ma se lei ha tanta pazienza, perché non lo tiene lei, Salvino, per 2 mesi? 2 mesi soli. Beh, questa mi sembra proprio una buona idea. Però firmare le carte che ci saranno senz'altro da firmare. Senti un po', dimmi la verità. Tu quando andavi nelle altre stanze che facevi? Rubavi? Non è che rubavo, io certe volte non mi ricordo qual è la mia stanza. Entro nelle altre stanze e loro dicono che io rubo e mi picchia. Come ti picchia? Non eri caduto dalle scale? No, mi picchia lui.
Lui chi? Il direttore. Andiamo a parlare col direttore. No, lanciami! Lanciami! Salvino, vieni! No, voglio andare, Salvino. Non ci voglio andare da lui! Stai calmo. Io quelli che picchiano i bambini non riesco a sopportarli. Tu sei buono. Vuoi un gelato? No, mi fa male qui. Beh, loro non si spaventano per una denuncia. Noi dobbiamo continuare a combattere. Ieri sono arrivate due telefonate anonime, minacce. Dicevano di stare lontani dalle discoteche. Sì, sì, è sempre più là che c'è lo spaccio. E anche davanti alle scuole. Guardate, vi posso assicurare che lo spaccio non è solamente là e davanti alle scuole. Voi avete, per esempio, mai visto in autostrada i cartelloni stradali con la scritta Dio c'è? Sì, certo. Sì, certo. Sì, 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 una bella affermazione, no? Beh, sì, certo. La scritta è importante. Ecco, sapete molte volte cosa significa quella scritta? Significa che qui c'è il cartellone stradale con la scritta Dio c'è. E alla stazione di servizio successiva c'è qualcuno che distribuisce della droga. No, no, ma dai, non ci posso credere, non è possibile. Insomma, io certe cose le so per il mio passato. Senti, non fumare qui perché c'è lei che sta incinta. No, no. Non ti dovremmo ricoprire tutte, però. Beh, bisognerebbe cancellarle quelle scritte, no? Sì. Qualcuna sicuramente l'ha scritta una mano sincera. Certo che sono sincere. Un anno fa ne ho scritta una anch'io. Ragazzi, ecco i rifornimenti. Che c'è di buono? Ho parlato con i negozianti, non ce n'è uno che dica la verità. E tu che cosa hai fatto a quella mano? Ah, niente, una piccola ferita, adesso è passato, va tutto bene. Ma perché non vai a dormire, no? Il piccolo Salvino mi ha chiuso la porta in faccia e adesso dorme nella mia stanza. No. Adesso non dorme. Piange. I sogni, se li racconti, sono come le bolle di sapone. Esplodono, così. Paffa! C'era un uomo cattivo che mi portava via di qui. Mi riportava in istituto. Ah sì, e chi era? Boh. Ma chi era? Qualcuno a portarmi via per forza? Guardami. Per portarti via di qui deve venire un uomo che è più forte di me. E nessuno è più forte di me. Senti qua. Senti. Eh? Alzi. Vai, ti colpisco, vai, nella tua stanza, vai. Ciao, campione. Adesso vedrai che non trova la sostanza. Sembra che non sappia dove deve andare. Pensi che dobbiamo farlo visitare? Forse si sente solo un po' disorientato. No. Io comunque vorrei vederci più chiaro. Andiamo a dormire? Ciao. Buonanotte. Guarda che il tuo letto è libero adesso, eh. Come andiamo con i conti? Te lo dico stasera, eh. Mi sembra come incantato.
Secondo te che cosa vuole fare? Vuole dipingere tutta la parete? Glielo vado a chiedere. No, ferma. Ferma. Lasciamolo fare. Lasciamolo fare. Un no ai gatti all'usura! Non devono farci paura! Di fronte a pizzi e tangenti! Il pizzo che accorcia la vita! Andate a chiesa vostra! L'abuso che toglie la vita! Andate in chiesa a pregare! È Don Canepa? Già adesso devo chiamarlo Don Canepa. Come sta? Proprio l'occasione che aspettavo. Mentre lei ricorderà senz'altro qualche anno fa nel mio ufficio. Quando mi ha arrestato, mi ricordo. È incredibile come nella vita certe cose si mescolano una con l'altra. Più di quanto uno si aspettasse, insomma. È vero. Piuttosto, domani venite qui nello stesso posto? No, domani non credo. Comunque verremo qui spesso. No, glielo dico perché, sa, l'umore della gente va su e giù. E noi non è che abbiamo abbastanza uomini per garantire. No, no. Insomma, sì, per proteggerla. Ma no, non ci serve nessuno. Perché quello che noi faremo lo faremo in maniera pacifica. Voi cercate di essere prudenti, però, eh? Ma quello non stava in galera? Già, una storia molto interessante. E com'è possibile che è diventato prete? Prima malavita e poi religione. Non ci credo. Staremmo a vedere. Questa. La faccio con le tette? Dipende, quanto la fai grossa questa bambina? Guarda che io lo so quando sbucano le tette. Salvino, guarda che se continui a dipingere così, finisce che fai la Sistina. E chi è la Sistina? Una ragazza? Che bello, però, tutti così preoccupati per Salvino. Ma non ti piace Michelangelo? Sembrava come stordita all'inizio. Non conosci Michelangelo? Sì. Io credo che sia un mio esaurimento normale, ha avuto un'infanzia atroce. Ha questa fortuna di aver scoperto il suo talento. Così intelligente un po'. Eh sì, è intelligente. Io ho finito i colori! E allora li andiamo a comprare tra un'ora insieme con la mia macchina. Sei contento? No, nel senso che fa schifo. La vado subito a pulire. Va benissimo così, Salvino. Hai finito? Cecilia, ma dove hai la testa? Alzati. Mancano pochi giorni, non puoi fare questi sforzi. Devo preparare queste cose perché domani vanno distribuite. E allora lo faccio io, dai. Ce n'è una lì. Che cosa serve? Devo appenderla? Sì, devi appendere tutti i vestiti. Poi li diamo a chi ha bisogno. Tu lo sai benissimo che non puoi fare queste cose nelle tue condizioni. Grazie. Ora li appendiamo, dai. Ieri sono stata in ufficio da Ernesto. Uscendo mi ha detto che andava a lavorare. Devi prendere i pantaloni. Così sono andata e lui non c'era. E non c'è andato tutto il giorno. Devi prendere anche la maglietta, questa marrone. Le cose già non andavano bene quando sono rimasta incinta, ma poi si sono complicate ancora di più. E adesso proprio non riusciamo più neanche a comunicare. Ma forse sarà un momento, no? Siamo due estranei. Non ci guardiamo neanche più. Lui non è felice. Io non so che cosa abbia pensato. Forse che lo volessi incastrare con questa gravidanza. Comunque, appena può, scappa. Mi sembra tutto così difficile. Mi sembra complicato.
Sto male. Sto male perché che famiglia diamo a questo bambino, eh? Siamo due bambini che giocano a fare mamma e papà. Poi vengo qui da te che già ce n'hai tanti di problemi a scaricarti addosso queste mie così problematiche familiari. Che vergogna. Ma di quale vergogna stai parlando? Ti vergogni di venire a parlare con me? Scusa. Pronto? Sì, sono io. Va bene, fra mezz'ora. Canepa, io vorrei esprimere, io ne ho viste tante nella mia vita, ma un bambino ucciso in quel modo lì, e poi voglio dire che capisco quello che adesso lei sta provando. Lo vede come è disperato, per favore, un'altra volta. Sono fiero che sia diventato sacerdote e che il vescovo l'abbia voluto qui. Per favore. Io le prometto che farò di tutto, non mi darò pace finché non metteremo le mani sul colpevole. Vedrà che giustizia sarà fatta. Tornando ho saputo di quel bambino. Mi dispiace moltissimo. Dispiace anche a me che dentro quella macchina c'era lui e non io. Che peccato, Nistico. È un vero peccato che lei non abbia avuto l'opportunità di giocare con quel bambino. Come fa con suo nipote. Perché Salvino era un bambino così speciale. Era un bambino veramente speciale che noi tutti in parrocchia amavamo profondamente. Pensi che gli piaceva disegnare, usare i colori. Ha fatto un disegno all'oratorio di una bellezza straordinaria, con dei colori unici. E lei dovrebbe venire a vederlo. Con tutta la sua famiglia. Dovrebbe venire a vederlo oggi, possibilmente. Così avrebbe l'opportunità anche di vedere i brandelli di carne di Salvino attaccati ai muri della parrocchia. E pensare che c'è un uomo che ha ordinato la morte di quel bambino. Lo sai che io prego il Dio affinché un giorno quell'uomo abbia il coraggio di confessare il suo delitto. Non crede che sia giusto, Mistico? Non capisco perché viene da me.
a fare questi discorsi di confessione. Confessare che cosa? Lei pensa che io abbia ordinato a qualcuno di mettere la bomba che ha ucciso quel bambino? Non ho le prove. Esca. Esca di qui. Io non intendo scambiare più nemmeno una parola con lei. Io mi vergogno profondamente di questo sentimento d'odio che provo nei suoi confronti. Io non posso provare odio. Altrimenti non posso fare il prete. Mauro! Mauro! La bomba. Sei stato tu. L'ho fatto per aiutarti. Il nome. Il nome di quelli che hanno messo la bomba. Malvolti! Il lavoro l'ha fatto lui. Malvolti? Ti ha ubbidito? Gli ho detto che era un ordine tuo. La cerimonia funebre è finita. Gli amici di Salvino possono... Anna Maria, come ti senti? Guardami un po'. Hai la faccia stanca, sei pallida. Non voglio che vieni qui, mi pare che ti stanchi troppo. Io voglio cantare. Sì, testarda. Grazie. Ciao. Quanto sei bella. Che tesoro. Vieni qua. È arrivato. È un angelo. Facciamo una foto. Contento? Lo sai che ho sognato mille volte di dormire qui nel tuo letto? Torna a casa tua, Rachele. T'accompagno. E se io mi buttassi da una finestra per te? Eh? Se mi buttassi dalla finestra altissima, dalla finestra più alta del grattacielo?
farlo per te. Dobbiamo volerci bene adesso. Lo giuro, lo farei, io mi suiciderei per te, ma penso mi butterei da un ponte. Dobbiamo volerci bene in un altro modo, capito? No. È tanto tempo che ti devo dire una cosa. Te lo ricordi quando ci siamo conosciuti in discoteca? Anzi, l'ultima volta che ci siamo visti in discoteca tanti anni fa. Che hai litigato con Balducci perché lui diceva che era il mio ragazzo. Te lo ricordi? Ti ricordi? Ti ricordi che gli hai dato un sacco di cazzotti qui nello stomaco? Vi siete picchiati come bestie. Poi mi hai lasciato lì. Hai lasciato lì con lui. Tu te ne sei andato, io sono tornata con lui in macchina. C'è stato un incidente, Patrucci è morto. Lo so, Rachele, me l'avevano detto. Mi è dispiaciuto molto, sapevo che avrei bevuto, ero ubriaco. No. Lui non era ubriaco. E neanche drogato. Io ero con lui e l'ho visto. Si è accasciato sul volante dopo la macchina è andata a sbattere. Balducci è morto per i tuoi colpi, Fabrizio. Tu l'hai ucciso. Tu mi stai accusando della morte di un uomo? No, io non l'ho mai detto a nessuno. Non lo dirò a nessuno, mai, mai. Ragazzi, se tu credi che possa aver ucciso un uomo, devi venire con me alla polizia a testimoniare. Devi testimoniare, Rachele. Rachele, Rachele. Ti sei inventata tutto quanto adesso, vero? Perché l'hai fatto? Io non so più che cosa fare. Più vado con gli altri uomini, più mi rendo conto che ti amo. Che voglio stare con te, che ho bisogno di te. Non piangere adesso. Non piangere. Io voglio farti del male, ma ti voglio bene, fare tutto per te, qualsiasi cosa, tutto, tutto, tutto. Un'ultima volta. Voglio sentire che sono tua. Non te lo chiederò mai più. Almeno mi desiderano, ci vogliono stare con me! Ciao. Ci vediamo. Arrivederci. Lo segui. Arrivederci. Sono venuti a rimproverarmi per l'attentato a Don Canepa. Ho detto che sono stato io per salvarti dal disprezzo di tutti. Ho dovuto recitare la parte di quello che riconosce di aver sbagliato. Ho detto che mi era parso necessario dare una lezione valida per tutti gli altri. Ma è per questo che ci ho provato. Tu l'hai fatto soltanto per superbia, per disobbedienza.
per mostrare che io avevo sbagliato a non aver fatto prima quello che stavi facendo tu e che facevi bene, anche senza il mio permesso. Lo sanno intorno a me che quella fesseria della bomba a Don Canepa l'avete fatta voi, tu e Malvolti. E sanno che io ho la vergogna di avere un figlio senza testa. Divertiti con le ragazze, con gli amici, ma non darmi altri fastidi. Quel prete per te è come se non esistesse più, chiaro? Ci penso io, a modo mio, hai capito? Che succede? Ma di che si tratta? Andiamo in camera da lei. Sento lei, io sono il brigadiere accanto. Vado a chiamare Don Canepa. Oh, santo cielo, vado subito. I preti credono di poter fare tutto, non è giusto. Sapete, se si controlli o la faccio allontanare. Io non ce l'ho. Salve. Però voglio giustizia, la pretendo. Sono il brigadiere accanto. Spiacente, ma deve condurmi nella sua camera da letto. Io voglio trovare mia figlia. Ha detto la mia camera da letto. Dovete obbligarlo a farcela vedere. Voi rappresentate la legge, porcaccia miseria. Adesso. Don Canepa, ci faccia strada per cortesia. Va bene, prego. Voi mi dovete capire. Io ho un dovere verso mia figlia. Con i miei ragazzi. Mi spiace, ma io non posso lasciarla uscire da qui. Lei potrebbe non tornare. Lei ha precedenti penali. Senta, qui si sta recitando uno spettacolo miserevole del quale non voglio far parte. Io ho le mie scelte da compiere, che voglio seguirle come sacerdote. Da quanto tempo dura questa relazione? Dura da prima. Da prima che usciva di galera. Però lui prima non era così. Scusi. Don Fabrizio Canepa. Lui prima però non era così. Lui mi voleva bene. E mi diceva che saremmo stati insieme tutta la vita. Mi diceva che io e lui saremmo stati insieme tutta la vita. Invece, signor commissario... Ti ha fatto abortire. Mi ha fatto abortire. Allora io questa mattina ho chiamato i miei genitori, mamma e papà, e gli ho detto venitemi a prendere perché non ce la faccio più. A casa. Ah, capisce? Vieni qua, siedi un attimo. Con me. Dite, dottor. Senti, qualcuno mi ha detto che ultimamente maneggiavate più soldi del solito. Dove li prendevate? Ma quando mai? Vi hanno detto una bugia. Io soldi non ne tengo, potete controllare. Va bene, va bene. Don Canepa può essere innocente. Ma io avevo raccomandato sempre attenzione, prudenza. Dico quasi astuzia, anche se di questa parola subito mi pento perché non è evangelica. Addolora dover vedere che si è realizzato quanto temevamo.
Bisognava mandarla altrove, in un luogo che non conosceva. Non fra ragazzi e ragazze che già aveva conosciuto. Come quella sciagurata. Almeno questo è quello che penso. Poi, se volete, io taccio. E lei cosa farebbe ora? Lascerebbe Don Canepa nella sua parrocchia? Io sì. E se il processo dimostrasse che Don Canepa è colpevole? Io non credo che sia colpevole. Io credo che dovremmo rischiare. Noi dobbiamo dire alla gente che crediamo alla sua innocenza, perché lui è un ex carcerato che ha scelto, senza essere costretto, senza nessun guadagno, di rischiare di morire per il Vangelo. È già stato colpito duramente. Se in un momento di debolezza avesse commesso quella colpa sarebbe lui stesso a confessarlo. Stamattina, mentre prendevo il caffè, c'era già gente che diceva: ma quel prete, perché non lo rimandano in galera? Ascoltare parole simili non è raro, purtroppo. Non diamogli troppo peso. No. Non possiamo mettere a repentaglio la fiducia della gente. Don Canepa deve lasciare la sua parrocchia. Lo motiveremo con le esigenze di sicurezza dopo l'attentato di cui è stato fatto vittima. Che stia in attesa. Ad tempus, senza esporsi. Ecco qua. Non è un granché. Lo usiamo come alloggio per la gente di passaggio, non credo che ci starei molto. Sai, tornerei prestissimo a San Sebastiano, ne sono sicuro. Ecco qua. Il vescovo non ha dubbi che tutto finirà a tuo favore. L'ha fatto per la tua sicurezza dopo l'attentato. Ecco qua. Niente depressione. Capito? Ti chiamo stasera, eh? Cecilia. Ciao. Hai fatto la spesa? Grazie. No, la cucina è di qua. Ma che bella. Ma, con un po' di convinzione. Prima qualità. Ti ringrazio. Il bambino come va? Ti fa dormire? Lui sì, i pensieri no. Ehi! Hey. Ciao! Oh. Come stai? Ciao! Arrivano i rinforzi. Destra. Ciao! Stai qua. Bella vicina, eh? Ciao! Anche te. Io la trovo da... No, no, vabbè. Non ce n'hai una. Due caffettiere sono sempre meglio di una. Ragazzi, prego. Fabrizio, qui sotto c'è della gente che sta facendo una manifestazione contro di te. Hanno dei cartelli, venite da... Che facce di... che vigliacchi. Fanno proprio schifo. Smettetela. Io quello lo conosco. Sì, quello lo conosco, è uno che per i soldi ammazzerebbe la madre. Ho detto smettetela! Io quello lo conosco, lo conosco, quelli sono stati pagati! Vuoi andargli a dare importanza? Se gli vuoi dare importanza vai giù e li meni, così lui è contento. Andiamo a mangiare, per favore. Vai. Pare che sia sbarcato un altro gruppo di profughi. Allora voglio ancora aggiungere letti. Ragazzi, mi sapete dire perché proprio oggi mancano 7 dei nostri? Questo va in fondo, mettiamolo qui. Quei cuscini, dove dai, metto? Gira a sinistra. Ludovico, sì. Dimmelo tu, perché proprio oggi che dobbiamo allestire il dormitorio mancano 7 dei nostri? Beh... Grazie della risposta. Già per strada adesso, per merito di Rachele, mi salutano in pochi. E Cecilia non viene più. Volevo parlarle. Cecilia è con il bambino. Beh, il bambino è più importante. Non so quando ci potrei parlare. Che succede? No, dai, Ernesto, non fare così. Vieni qua. Stamattina Cecilia è partita. È andata via. È andata vicino a Positano, mia cugina ha una casa al mare. Allora che c'è? Cecilia ha detto che tra lei e me è finita. E perché?
Non se la sente più di stare con me. Tutto qui. Si può sapere che è successo? È strano. Proprio adesso che non avevo in testa nessun'altra, che pensavo soltanto a lei, lei mi lascia. E non sembra nemmeno che soffra a lasciare me. L'ho svegliata? No, no, mi ha chiamato Paolina e mi ha avvertito che saresti venuto. E così sei qui per capire cosa è successo tra me ed Ernesto. Non c'era bisogno di venire fino a qui. Tanto lo sanno tutti. Lo sai anche tu, no? Lui ti ha chiamato? Sì, molto premuroso. Voleva sapere se ero sola. Io gli ho detto che ero qui con un altro. Perché non può essere che dietro a questa porta ci sia un altro, eh? Non ti interessa saperlo? Perché non apri questa porta, eh? A me non mi importa niente se dietro quella porta c'è un'altra persona. E non sono qui per questo, Cecilia. Lo vuoi capire? E allora perché sei venuto? Io recentemente ho passato dei giorni difficilissimi e tu mi sei stata vicino. E ti ringrazio per questo. Io sono qui per aiutarti e basta. Come posso aiutarti? Dimmelo tu. Ti ricordi quando hai detto che le persone felici sono tutte uguali e quelle infelici lo sono ognuna a modo suo? Io mi sento così unica in questo dolore, a un livello sempre più profondo. Neanche al battesimo di nostro figlio Ernesto è riuscito ad arrivare senza aver visto l'altra. Ma non lo fa perché è cattivo, lo fa perché è fatto così. Lui vuole bene a me, vuole bene a Paolo, vuole bene ai ragazzi del gruppo, vuole bene a te, alla gente che tenta di difendere dalle ingiustizie. Ma non gli basta, non è soddisfatto. E allora che devo fare io? Devo rientrare in questo matrimonio che è una bugia. Voi dovete seguire e ascoltare la vostra anima. Io non posso decidere per voi. E ne posso obbligarvi a fare una scelta che voi non volete fare. Lo sai che oggi è il mio compleanno? Ma tu hai idea di tutte le persone che vorrebbero festeggiare questo giorno con te? Beh. E te ne stai qui da sola? Chi ti ha detto che sono sola? Comunque, devi imparare una cosa, che c'è sempre qualcuno pronto ad ascoltarti, ad aiutarti, che ti può stare vicino. Hai capito? Ci vediamo. Thank you.
Don Canepa, tocca a lei. In gamba? Io, signor giudice, vorrei dire due parole a Rachele, se è possibile. Le parli. Brevemente, per favore. Rachele, io so che tu non volevi fare quello che hai fatto e che ti hanno costretta. E io non sono arrabbiato con te, voglio che tu lo sappia. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Anche se mi dovessero togliere il mio abito da prete e mandarmi via da tutte le parrocchie, rimettermi in prigione, io non sono arrabbiato con te. Mi dispiace molto, solamente che hanno sfruttato il tuo passato e il mio passato, hanno sporcato Adesso tutto. Basta, lei ha parlato abbastanza. L'udienza è aggiornata a domani. Rachele, devi dire chi ti ha obbligato a mentire. Sì. Detto che è proprio una bella casa. Tutti i soldi puliti, eh? Ma tu la devi finire. Ogni volta che ti vedo mi fai venire l'angoscia. Ma vuoi capire o no che c'ho un ristorante, adesso anche una gelateria. Anzi, se hai bisogno di un versamento per te, per la parrocchia. No, se vuoi puoi farlo al vescovato, io non ho più bisogno. Cos'è che mi hanno allontanato dalla parrocchia per un po'? Va bene, farò così, come tu. Spero di rivederti allegro, Fabrizio. La storia di Rachele è una tale stronzata. Senti, ma tu sai per caso chi può averla spinta a fare un gesto simile? Chi c'è dietro? Non la vedevo più, lo sai, no? Col ristorante, gli impegni. Sì, me lo dicevano, che vedeva brutta gente, che si faceva. Si è pagata la roba. Dimmi un po', come si chiama il tuo amico del cuore? Amico come te e papà. Sì, come noi due. Paolino si chiama. Non Paolino, Paolo, come il parroco che c'era prima di te. Io lo voglio rivedere, Paolo. Sarebbe così bello se un amico fosse qui con noi. Quale amico? Pensavo a Don Paolo Ditri. No, ma è giusto che lo ricordi. Perciò devi tornare alla parrocchia. Vedrai che ci riuscirai. Tu sei pazzo. Mi avevi promesso che non mi facevi più vivere con la paura, col terrore. Magari una sera bevi troppo e gli vai a raccontare tutto. Perché hai parlato di Don Paolo Ditri? Spiegamelo. Secondo me ha detto quel nome apposta. Apposta? Per vedere che faccia facevamo. E noi due, quando ha detto quel nome, non abbiamo più sorriso. Lo avrà capito, no? Tu non ti devi più fidare di quello. Hai capito? Tu pensi che può credere che sono stato io? Se lo credeva, quello me lo veniva a dire subito. E poi non c'è nessun motivo di sospettare. E poi è una storia vecchia, non ne voglio parlare più. Basta! Tu quel prete non lo devi incontrare più. Se faccio così, se smetto di trattarlo ad amico proprio adesso, magari è la volta buona che cominci a sospettare qualcosa che non ha sospettato mai, e mi rovino. Pronto? Sì. Ma certo che posso farlo. Certo, anche subito. Va bene. Perché sei venuto tu? Ciao, Malvolti. Io aspettavo Mauro, lui mi deve saldare l'altra metà dell'affare auto. E adesso ci andiamo. Non è colpa mia, se quel bambino si è messo in mezzo e ha fatto scoppiare l'auto, io non c'entro niente. Non ti preoccupare, tutto a posto, va tutto bene. Io l'ho detto a Mauro, noi siamo due che pensiamo con la testa. Ecco. Pronto, Fabrizio? Senti, c'è stata una brutta sparatoria. Un nostro uomo è stato ferito, è grave e vuole parlarti. Non ha fatto in tempo, poveretto. È il brigadiere Accardi, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Era venuto per la messa in scena di Rachele contro di me.
Diceva che avrebbe dovuto capire subito il tranello. Voleva chiederti scusa. E di cosa? Aveva fatto solo il suo dovere. Il brigadiere Accardo passava di qui quando ha riconosciuto un ricercato che entrava nel palazzo con uno sconosciuto. Ha avvertito il comando e ha seguito i due. Forse avrà sentito degli spari per le scale. Quando è arrivato su ha trovato che lo sconosciuto aveva ucciso il ricercato e l'aveva già buttato nella vasca da bagno piena di acido per impedirne l'identificazione. Quando lo sconosciuto ha visto Accardo, gli ha sparato. Accardo ha sparato a sua volta, ma... Intanto erano arrivati gli altri del comando. Lo sconosciuto poteva essere soccorso e l'hanno portato via. Per Accardo, invece. E quel disgraziato chi è? Questo è il ricercato che Accardo aveva riconosciuto. Un certo... Malvolti Ennio. Ah. Malvolti? Ma perché lo conoscevi? Sì. L'ho conosciuto in prigione. Beh, era meglio se ci rimaneva. Certo, sì, dottore. Glielo chiamo subito, dottore. Canepa? Don Canepa, il dottore ha chiesto di lei. Ha detto che ha bisogno urgente di parlare. Ah, Fabrizio, senti. Prima di entrare in sala operatoria, il killer superstite ha confessato di aver ricevuto l'ordine dal suo capo di eliminare quel pregiudicato lì, Malvolti, per sempre. Secondo me Malvolti l'hanno fatto fuori perché voleva pentirsi. Sì, ma non ti sono corso dietro per questo qua. Ma per dirti che è stato il mandante di questo assassinio, di quello di Don Paolo e di Salvino. Chi? Il vecchio Onestico. Stavolta ci siamo. Ciao Fabrizio, sono venuto. Ciao. Cosa? Volevamo dirti che Cecilia è tornata. Sono tornata perché non mi piace scappare e perché Paolo ha bisogno di un padre. E tu come stai? Sai, avevo un amico da ragazzo col quale cominciai a rubare e poi a chiedere il pizzo. Siamo venuti anche al tuo negozio una volta. Ieri ha ammazzato un criminale come lui e poi ha tentato di sciogliere il corpo nell'acido. È stato ferito e catturato, adesso non si sa se vivrà o meno. E comunque se vivrà, passerà il resto dei suoi giorni in carcere. Il suo nome è Sante Ombrino. Ho letto la sua confessione. Lui dice che quel giorno era stato convocato a Milano da Nisticò per organizzare l'omicidio. E Nisticò invece dice che quel giorno lui non era a Milano. Sai dov'era? A Positano. E sai che giorno era? Il giorno del mio compleanno, quando tu sei venuto. Ricordati bene quello che ho detto. Michelino non deve sapere che io sono qui. Chiede di me? Sì, tutti i giorni. È proprio tuo figlio Mauro che mi preoccupa. Che altro c'è? Da un po' di tempo è stranamente nervoso. Immagina che non va più neanche al circolo della Vera, non gioca a tennis. È strano. Avrà qualche altro pasticcio. Tenetelo d'occhio. Ma il problema più grosso è quella ragazza bionda che tu hai conosciuto nel salone dell'albergo e che poi il giorno dopo hai portato nella tua casetta vicino a Positano.
Il nome che ci hai dato non lo conosce nessuno. Stiamo spendendo milioni per cercare di rintracciarla, perché lei è l'unica che può testimoniare che tu il 23 di giugno non eri a Milano. Stiamo facendo di tutto, ma non si trova. Forse è una clandestina che non vuole avere incontri con la giustizia. Comunque, io ho organizzato una squadra per cercarla. Trovatela, per la miseria. Io qui non ci sto. Commissario Lustri, come sta Sant'Ombrino? Scusi, no, i medici dicono solo di aspettare. Pensavo che non venivi. E perché mai? Perché tu credevi che io ero cambiato. Invece, Fabri, non c'è niente da fare. Ho un destino. Tu sei nato buono. Io sono nato delinquente. Però almeno adesso lo sai che ha ammazzato Don Paolo, no? Senti, io voglio sapere una cosa da te, Ombrino. Sei sicuro che il 23 giugno tu eri a Milano con Nisticò a mezzogiorno? Certo. Non è che sbagli data? No. Ma perché me lo chiedi? Oh, non sei contento che mando in galera quella carogna? Senti una cosa, ma che ti stanno obbligando a dire questo? Dimmelo. Hai paura per la tua famiglia? Ma che c'è, Fabri? Non mi credi? Io ti ho detto la verità. Va bene. Adesso pensa a guarire. Ci vediamo presto. Io credo, Eccellenza, che anche con le migliori intenzioni non si può costruire qualcosa di buono sulla menzogna. Credo anche che la verità sia un bene che dobbiamo difendere sempre, senza calcoli e condizionamenti. Se non mi comportassi in questo modo, io sento che sporcherei l'abito che porto. Allora cosa pensi di fare? Io credo che Don Fabrizio Canepa abbia diritto di agire secondo la propria coscienza. E tu vuoi salvare quel delinquente dalla galera? No, io voglio solamente dire la verità. No, devi ragionare con senso pratico, non solo con le regole. Come fai ad affermare con certezza che quello che hai visto quel giorno vicino a Positano era proprio quell'assassino di Nisticò? Senti, su questo pezzo di carta c'è scritto tutto quello che ho visto quel giorno a Positano. Io non posso fare diversamente. Sotto c'è la mia firma. Non farmi pensare a peggio, che anche tu come gli altri hai paura di Nisticò. Perché non capisci che l'unico modo per battere Nisticò è con la verità? E non con le menzogne. Tu così offendi la pietà della gente, però. Ah, sì? Ci vediamo, amico mio. Don Fabrizio Canepa. Stesso giorno? Stessa ora. Quel prete era anche lui sulla strada di Positano. Che cosa ci faceva? Andava a trovare una parrocchiana. Guarda che io ho controllato. Oh. No, non è possibile che quel prete, che mi vedrebbe volentieri disteso su un marmo, ad un certo punto, invece di lasciarmi marcire qui dentro, si muova per aiutarmi. Beh, questo ha sorpreso un po' tutti. No. Deve esserci qualcosa sotto. Potrei pensare ad un accordo economico. Per adesso quello che voleva fare l'ha fatto. E tu, Mauro, non hai capito niente, come sempre. O forse è Caterina Serrano.
che lo manovra con chissà quale scopo. Indago io, va bene? No, noi non ci esponiamo. Per adesso stiamo a vedere e basta. Michelino, come sta? Buonasera, Serrano, buonasera. Buonasera. Donna Caterina, buonasera. Ciao. Bravo, hai fatto bene. E questo processo per violenza carnale contro questa specie di prete, come va? Si mette male per il prete. Molto male. Lo dicono gli avvocati. Cos'è questa testimonianza a favore di Nisticò? L'hai inventata tu? Impossibile. Io non ho rapporti con il prete. Può essere un'invenzione, un trucco, ma anche essere vera, signora Serrano. Al nostro incaricato, Sant'Ombrino, hai fatto dire che il suo incontro con Nisticò era avvenuto il 23 a Milano. Perché questa scelta? Perché a Milano mio padre ha una villa dove va spesso durante le feste. Ma il 23, anche se era festa, tuo padre a Milano non c'è andato. Come mai è andato vicino a Positano? Si è fatto un piccolo cottage vicino a Positano per gli incidenti femminili. Siccome aveva incontrato una donna di bassa reputazione, per di più clandestina, ha preferito portarla fuori da sguardi indiscreti, lontano. Hai fatto uno sbaglio, Mauro. E adesso rischiamo di pagarlo. Come lo spieghi che quel prete si è messo dalla parte di tuo padre, che è il suo nemico? Questo cercherò di saperlo. Questi fatti nuovi mettono in crisi i nostri rapporti, Mauro. Tutto era più semplice se tuo padre faceva un lungo soggiorno al fresco. Sì, certo, ma io non credo che avremo difficoltà ad andare avanti nei nostri rapporti, tra voi e me. Se tuo padre esce, ti terrà sotto i talloni, come ha sempre fatto. Ti sbagli. Io prenderò autonomia ogni giorno di più. E quella puttana che hanno trovato nel letto del giovane parroco cos'è? Una storia vera o una messa in scena di tuo padre? Ma io non lo so tutto quello che passa per la testa di mio padre. Ce ne siamo accorti. Parliamo della storia di Bogotà. Hai visto che abbiamo vinto noi? Grazie, cavaliere. Congratulazioni. Congratulazioni, Complimenti. Grazie. Guarda in macchina. Guarda qui, cavaliere, qui. Ancora una. Così, grazie. Bene. Congratulazioni. Cavaliere, un'altra foto, qui. Grazie. Guardi. Da questa parte, cavaliere. Un saluto, per favore, un saluto. Grazie. Grazie. Messo un po' di peperoncino, eh? Cecilia, non fare così. Sto ripensando a quando io ho pensato per la prima volta che la mia vita poteva essere diversa, che poteva cambiare. E sai quando è stato? Una volta il mio capo mi disse di andare nella chiesa di Don Paolo e di sparare al confessionale per mettergli paura. Io l'ho fatto. E nel momento esatto in cui l'ho fatto, c'era una voce dentro di me che urlava e diceva: no, la vita può essere diversa. Ci sono altre possibilità. Quello che stai facendo è sbagliato, è qualcosa di sporco. E credo che in quel momento io
In fondo sei cambiato. Per cosa poi? Ho fatto una scelta opposta, no? Eppure ti giuro che adesso, tirando le somme, non posso fare a meno di giudicarmi uno sconfitto. E invece no. Invece no. Che cosa vuoi da me, Cecilia? Che tu vinca. Perché litigate con Don Canepa? Perché se lo merita. Ma lui è buono. Sta zitta. La corte. Don Canepa ha assistito e difeso d'ufficio dall'avvocatessa Martina. Il signor procuratore mi ha riferito, prima di proseguire, che la signorina Capece ha qualche dichiarazione da fare. Signorina Capece? Prego, si accomodi. Può cominciare. Io volevo dire che sono stata una che si faceva, una che ha incontrato gente sporca. Io... certe volte c'è la testa un po' confusa, è come se ci fosse un po' di nebbia. E poi io volevo dire che quello che ho detto contro Fabrizio, contro Don Fabrizio Canepa, non è vero. È una bugia. Lui... non è vero, lui non mi ha mai picchiata, lui non mi ha mai fatto male, non mi ha mai fatto niente, non mi ha mai maltrattata, non mi ha mai costretto a farmi... Non, lui non voleva che mi facevo. Io ho fatto questo perché volevo fargli del male. Lui è sempre stato buono con me, è sempre stato buono con tutti. Le devo della gratitudine, è un fatto che non posso, come dire, ignorare. La prego, l'accetti. Posso guardare dentro? Certo. Accipicchia, mai visto tanti zeri. So che lei vuole costruire un asilo, tanto per cominciare c'è questo. Perché sorride?
perché 8 anni fa un suo uomo, Turiello, mi ha mandato da Don Paolo Ditri a portare una mazzetta di appena 10 milioni. Questi sono 500 milioni. Ne faccia quello che vuole. Costruisca lei l'asilo e poi lo doni all'arcivescovato. Mi tolga una curiosità, Don Canepa. Perché ha voluto testimoniare a mio favore? Quel giorno, a quell'ora, ero davvero sulla strada per Positano. Dove stiamo andando adesso? Non riesce a crederlo, vero? Beh, a dir poco mi meraviglia. Allora, ci guidi lei. Vediamo se conosce la strada. Prenda la prima salita a destra. E la sua auto era lì giù. Io l'ho vista scendere insieme a una ragazza bionda e entrare dentro quella casa. Sono tutte cose comunque che ho già riferito al giudice. Quello che ha detto è quello che avevo già detto io quando mi hanno arrestato. Lei lo ha ripetuto punto per punto, come poteva fare uno qualsiasi che legge i giornali. Perché non vuole credere a quello che ho detto? Che è la pura verità. Perché non vuole credere che io l'ho vista con i miei occhi? Sì, ecco. C'è una cosa che non ho detto e che quindi i giornali non hanno riportato. Una piccola cosa, una cosetta che è successa qua. Se lei era qui, se la deve ricordare. Una cosetta, un dettaglio senza importanza. Laggiù non eravamo in due, eravamo in tre. Ah, lei parla del cagnolino. Quando è arrivato ha preso questo cagnolino, l'ha accarezzato e poi si è entrati dentro casa. Finiamola con queste fesserie, Nisticò. Va bene. Va bene. Lei era qui. Però non riesco ancora a capire perché ha testimoniato per me. Lei è nato e cresciuto nell'ambiente. Turiello aveva detto Canepa è un ragazzo coi coglioni. Poi Canepa sceglie di fare il prete. Se non pretendo troppo, le dispiacerebbe darmi una piccola spiegazione? Se vuole, un giorno proverò a spiegarglielo. Con un po' di buona volontà penso che potrà anche capirmi. Lei avrà cambiato vestito, ma non mi inganna, sa? Lei è sempre quello. Lei mi ha fatto uscire di prigione perché ha qualcosa in mente, un accordo con qualcuno. Con chi? Con Caterina Serrano? Si sta ripetendo, Nisticò. Sta diventando anche noioso. Ma dove va? Torna a casa a piedi? No, vado con la sua scorta. Posso? Ti ho fatto chiamare perché vuole parlare solamente con te. Sono stato io che ho ammazzato Turiello. E poi, subito dopo ti ho telefonato. E tu hai pensato che era stato chissà chi. Perché l'hai fatto? Non lo so, perché me l'hanno chiesto, perché volevo dimostrare che anche io volevo, non lo so. Poi quando tu sei andato in galera, io mi sono messo a lavorare in quel campo. Che mi chiamava. Vabbè. Mettimi la mano sulla fronte. Io pensavo sempre, mo, quando Fabrizio esce ci mettiamo a lavorare assieme. Però tu sei uscito cambiato. Pensavano che potevi fare il pentito. E poi... Vai avanti. Nisticò mi ha incaricato di farla finita con te e col prete.
E io sono passato con l'ambulanza. Ho preso il prete e poi dovevo tornare indietro per farla finita pure con te. Non ce l'ho fatta. Non hai mai creduto che potevo essere stato io, vero? No. Non l'avevo mai creduto. Invece lo pensai. Ah, smettila. Smettila. Sì, ma se dovessi tornare indietro non lo farei più. Fai bene, non credermi. Non c'ho carattere io. Quando Paolo mi stigò, ma incaricato di ammazzare prima Malvolti e poi suo padre, io ho accettato. Come il padre? Sì, pure lo dovevo accusare se mi arrestavano prima. Adesso hanno trovato qualcun altro. Chi hanno trovato? Non lo so. Fabri, non ti meritavo. Potevamo fare un'altra vita più bella. Invece... Sì. È vero. Fabrizio, ti ho detto qualcos'altro? No, niente. Ma sei sicuro? Niente. Il signor Mauro ha detto che può passare, ma io devo controllare che... Finiscila. Una volta tu mi hai raccontato che credendo che tuo padre fosse morto in un attentato, eri contento per questo. Per quale motivo tutto questo rancore? Fammi capire. È stato un sogno del mattino. E poi, per essere precisi, è mio padre che ha rancore verso di me. E perché? Perché io ho fallito. Io quando ero piccolo, come è piccolo adesso Michelino, cercavo sempre di accontentarlo. Però era sempre un fallimento, perché tutto quello che facevo era sempre o inutile o stupido. E adesso lui è arrivato alla cima. Guarda come sono belli. Lui sa, ha capito che Anna Maria non sta bene di salute. E per questo guarda come le sta vicino, con affetto. È proprio un bel bambino, Michelino. Devi essere fiero di Michelino. È una fortuna per voi. Mio padre me lo porterà via, Michelino, e mi metterà da parte. E il bambino crescerà amando soltanto lui. Ma io devo impedirlo questo possibile futuro. Per me sarebbe peggio che morire. Scusa, ma di quale futuro stai parlando? Eh? Guardami. Il futuro te lo costruisci da solo, lo vuoi capire o no? Andiamo a parlare con tuo padre. Andiamo. Tu vuoi parlare con lui? Lui parla solo di quello che decide lui. Andiamo. Tu non sai chi è quell'uomo. Lo so meglio di te chi è quell'uomo. È un'occasione di quelle che capitano raramente e non dobbiamo perderla. Dobbiamo fare in modo che questo affare non vada nelle mani di quelli che sai. Non sarà facile, perché la notizia si è già diffusa. Dobbiamo vederci con sicurezza e Vanacore, subito. Fissa un appuntamento. Va bene. Papà, Don Canepa ti vuole parlare. Oh, ancora quel prete, io non ne posso più, non ho tempo. Gliel'ho detto, non mi ascolta. Credo crede di aver trovato un modo per comandare. Io il vostro rapporto lo devo ancora capire. Ma com'è possibile che tra un padre e un figlio ci sia tanta inimicizia? Che ci sia tanto odio? Ma com'è possibile che non vi ascoltiate l'un l'altro, che non parliate, che non vi crediate? Che un padre non riesce a capire che un figlio soffre perché non è amato dal padre? Mistico, perché non mi ascolta? Ha finito? Sì, ho finito. Lei che cosa mi dice adesso? Signor Canepa, lei ha testimoniato per me. E ripeto, non capisco ancora perché l'ha fatto e che cosa c'è sotto. Forse vuole la mia riconoscenza? Vuole entrare nella mia famiglia? Vuole entrare nei miei affari? Io sono stato in prigione ingiustamente. Lei no, lei era colpevole. Quindi noi non ci teniamo ad averla intorno. Ci lasci in pace, chiaro? Lei mi sta cacciando via. Ah, mio figlio le può offrire un caffè. Io non ho tempo. Si sta sbagliando. Ci ripensi, Nisticò. Ci ripensi lei, Canepa. Benissimo, arrivederci. È fatta. Sicurtà ha fissato per domani. Dobbiamo sbrigarci a concludere. Michelino, non andare così veloce. Vieni qui.
detto di non girare in bici vicino alla piscina, che mi caschi dentro. Ma mamma, io so nuotare. Perché non lo pedisci? Forza, è tutto il giardino. Michelino, ascolta tua madre. Avevo detto che era inutile, no? C'è uno che mi ha detto che tu l'hai incaricato di far fuori tuo padre. Torna a fare il prete. Io lo sto facendo, il prete. Comunque sappi che non me l'ha detto in una confessione. Se questo delitto dovesse accadere, io ti accuserò. Io spero che questo non accada, Mauro. Adesso io ho altre cose da fare. Tu pensa a quello che ti ho detto. Ma che succede? Avete litigato? Niente, niente, vieni, andiamo a mangiare. È un bel lavoro, vero? Sai, ti devo parlare. Ripensando a tutto quello che è successo ultimamente, mi sento un po' confuso. Tu pensi qualcosa, la giudichi, la cataloghi. Poi al mattino ti svegli, prendi un caffè, ci ripensi e... completamente un'altra cosa. Rachele, per esempio, si è pentita? O qualcuno le ha dato l'ordine di salvarti? Chi? Qualcuno al cui deve aver fatto un favore, per esempio. Come Nisticò? Che voleva ricompensarmi per il favore che ho fatto facendolo uscire dal carcere. Sai che c'è gente che accetta difficilmente il fatto che uno che sia stato in prigione possa così all'improvviso diventare un sacerdote. Questa è una maledizione che mi porterà avanti per tutta quanta la vita. C'è anche chi pensa che sia stato tu a far uscire Don Paolo Didri dalla chiesa per farlo uccidere. E che tu ti sei salvato perché avevano l'ordine di non spararti. Non dovevi morire. Non dovevi. E tu che pensi? Io devo indagare. Devo sapere esattamente chi sei. Io ti scongiuro di farlo. Io ti scongiuro di andare avanti e scoprire la verità. Di vederci chiaro, così potrai aiutare anche me. Sai che ci sono persone che pensano che io ho indossato quest'abito per miei scopi personali, per motivi loschi, per mio interesse. No, io su di te non ho mai dubitato. E allora vai avanti per la tua strada. Io ti sarò sempre vicino. Ciao. Ciao. Qui c'è un piano per almeno 2 anni, come avete constatato. Ma tutti noi riuniti assieme non ce la facciamo a condurre in porto questa manovra. E le banche non potranno fare più di tanto, eh? È chiaro, ci vuole un altro socio. Oppure lasciar perdere. Lasciare questi affari in mano ad altri, ma vuoi scherzare? Le chiacchiere non servono. Calma, calma. Io ho contattato un altro possibile socio. Gente seria. Ma che a qualcuno di noi potrebbe anche non piacere. Perché guardi me? Facciamo un patto, Nisticò. Parliamo con quest'altro possibile socio. Valutiamo. Se ci convincerà questo socio, possiamo procedere. Caso contrario, lasciamo perdere. Posso, come si dice, andare avanti? Faccio entrare? Perché no? Fallo entrare. Bene. Caterina, accomodati. Grazie. Benvenuta. Come stai? Bene, grazie. Prego, signora Serrano. Prego. Se vuoi che mi sieda e che parliamo insieme, mi siedo. Altrimenti me ne vado. Prego.
possibilità di cui vi ho parlato è appunto costituita da Caterina Serrano. Vogliamo esaminare se fra noi, messi da parte anni di reciproca ostilità, sia possibile raggiungere un accordo che ci renda partecipi di un interesse comune. Da soli non ce la faremo mai. Quei due hanno qualcosa da dirsi, devono fare piazza pulita del passato. Ti ricordi quando giocavamo a carte al Circolo della Vela? Ricordo molto bene. Adesso un accordo economico sarebbe utile e intelligente, non credi? Può essere. Però prima ti devo parlare. Al tuo posto, Nisticò, avrebbe voluto esserci qualcun altro. Qualcuno che voleva cancellarti. Di chi parli? Di tuo figlio. Ti interessi di mio figlio adesso? Ma veramente è lui che si è interessato a me. Mi ha avvicinato un giorno al circolo e così ci siamo conosciuti meglio. Ha cominciato a tenermi informata sui tuoi movimenti. Per questo abbiamo deciso di chiudere la storia con quel Malvolti. E tuo figlio ha informato Ombrino che doveva fare il tuo nome come mandante. Insomma, ti ha fatto arrestare. Ed è stato d'accordo che dovevi sparire in carcere. Se vuoi le prove che prepara un attentato, io te le do. Alla fine non sono neanche affari miei dal punto di vista personale. Io parlo in vista del nostro accordo, che vuol dire lavorare insieme e avere interessi insieme. Per anni, forse. E non me la sento di associarmi con uno che ha il figlio col cervello storto. Uno di cui non ci si può fidare. Anche fra i tuoi collaboratori c'è chi lo pensa così. Concludi. Mi dispiace mettere in crisi un accordo importante, a cui tengo, lo sai bene. Ma prima dobbiamo essere sicuri che il giovanotto venga messo da parte in modo radicale. Dopotutto potrebbe sempre parlare e ricattare te e noi. Sa troppo. E allora non sarebbero più di scena gli affari, ma i tribunali. Puoi darmi una risposta sicura? Devo riflettere. Fino a quando? Dopodomani, a quest'ora. Un figlio è un figlio, lo so. Ma che figlio è Mauro che ti ha mandato in prigione due killer per ammazzarti? Non te lo dimenticare. E poi ricordati anche che se non concludiamo questa intesa per noi va male. Molto male. Nel caso tu hai gente che può occuparsene, vero? Ho gente di assoluta fiducia. Tienili a disposizione. Chi è? Chi sei? Scusa, ti devo parlare. Andiamo bene. Anche voi due siete messi a sorvegliare la porta. Vabbè, ma se qualcuno di noi non viene qui a casa non riusciamo a dormire. Va bene, andate, dai. Allora, fino a ieri ero considerato l'ostinato seccatore della vostra famiglia, adesso venite tu a cercare me. Che è successo, Mauro? Mi vuoi confessare? Sì? Pronto? Sì, sono io. Don Canepa. Cosa è successo? Va bene.
Di questo prete non riusciamo a liberarci. Ma che cosa vuole? Parlarmi. Perché è venuto qui, Mauro? Ha voluto confessarsi. Cosa hai confessato? Che domanda mi fa? Non conosce uno dei doveri fondamentali di un prete? Dov'è adesso mio figlio? Si è addormentato, era sfinito. Guardi, io credo che questo può essere un momento molto importante per voi due. Mauro, svegliati, dai. Perché l'hai chiamato? Perché è tuo padre. E gli hai detto... Gli ho detto solamente che ti sei voluto confessare. Spero, Mauro, che riuscirai a dire a lui quello che hai detto a me. Non sei obbligato, ma credo che sia giusto. Andiamo a casa, Mauro. No, quella non è più casa mia. Perché non volete capire che adesso la vostra vita è nelle vostre mani, il vostro rapporto è nelle vostre mani? Io adesso vi lascio soli, sedetevi a questo tavolo e cercate di parlare. Così ho fatto quello che ho fatto, papà. Ho anche ordinato di ammazzare per imitarti, ma tu mi hai chiuso sempre di più la porta in faccia. E così, papà, io sono andato con altri. Ti ho tradito. E ho anche fatto entrare due killer quando tu eri in prigione. Ho pensato di farti ammazzare, papà. Adesso sai tutto. Io avevo una cosa, qui non dormivo più. Ho avuto il coraggio di dirlo al prete. E lui mi ha detto di dirlo a te. E adesso io non ho più niente. Un figlio che pensa di far ammazzare il padre meriterebbe di morire, no? No, smettila. Hai anche parlato di Don Paolo Ditri? Sì, ma lui lo sapeva già perché gliel'ha detto Ombrino. E... tutto il resto? Anche tutto il resto. Ma il prete non parlerà, papà. E neanche io parlerò, papà. Perché io ti voglio bene, papà. Ti voglio bene. Tu non l'hai mai capito. Non mi porterai via Michelino, vero? Adesso basta. Andiamo via. Michelino, ti piacerebbe andare in montagna, per i boschi, con la mamma? Certo che mi piacerebbe tornare in montagna. Lontano dalla busta di benzina che arriva fin qua dentro. Buona idea, no? E te, papà, non venite? Non possiamo, abbiamo da fare. Possiamo raggiungervi sabato. Facciamo venire anche Anna Maria. Anna Maria non sta molto bene, però andiamo da lei. E se si sente meglio, la portiamo con noi. Ciao, Michelino. Ciao, nonno. Ed Anna Maria, ci andiamo adesso? Ciao. Sì, subito. Ti ricordi la fabbrica vicino al bivio dell'autostrada? Fallita. Possiamo comprarla. Però io vorrei che tu prima di mezzogiorno ci andassi per un controllo e a trattare l'affare. Trattare la cifra, dici io? Certo. Tiri giù più che puoi, poi mi telefoni e sono sicuro che il prezzo sarà conveniente. Va bene. In gamba, eh? Ripeto, eseguire quanto mi è stato detto per mio conto. No, una persona sola nell'auto di cui avete la fotografia, dopo le 6 allo svincolo dell'autostrada. Questo è tutto, sono stato chiaro? Non sbagliate. Ciao! Tanti saluti! Ciao! Mamma, è arrivato papà! Valeria! Ma che è successo? Pensa, devo andare fuori per conto di mio padre, Valeria! Davvero?
Mi ha dato un incarico finalmente, mio padre mi ha dato un incarico. Devo andare fuori io, devo comprare un'azienda io, Valeria. Venite con me, Valeria. Dai, venite con me. E in montagna? E in montagna andiamo dopo, Valeria, vi ci porto io, dai. Vai a chiamare Michelino, Valeria, corri! Vieni, andiamo con papà! Scopriti e stai tranquilla, Va bene, ma torniamo presto a casa. Ma certo che torniamo presto a casa. Ciao. Mi hai detto che avevi bisogno di soldi, eccoli. Rachele. Ciao. Questi sono un regalo di Mauro. Serviranno per curare Anna Maria. Sì. Vogliamo muoverci? Grazie, Mauro. Ciao, Rachele. Ciao. Arrivederci. Ciao, ragazzi. Michelino. Ciao, Rachele. Ciao. Ciao. E adesso passiamo alla cronaca. Questa sera sull'autostrada per Napoli un'auto di sconosciuti ha bloccato il passo ad un'altra vettura dove viaggiavano genitori ed un figlioletto. Gli sconosciuti hanno fatto fuoco al guidatore dell'auto uccidendolo. Il bambino Michelino è stato ferito gravemente, la giovane madre Valeria Brauer miracolosamente non è stata colpita. Il giovane ucciso è Mauro Nisticò, il figlio unico del noto uomo d'affari Vincenzo Nisticò, titolare di diverse aziende in Italia e all'estero, arrestato recentemente per gravissime accuse ma poi rimesso in libertà grazie alla testimonianza di un sacerdote, Don Fabrizio Canepa. Per il momento gli assassini sono riusciti a far perdere le loro tracce, naturalmente vi aggiorneremo su questa notizia nelle prossime edizioni del giornale. Agonia. Che parola orribile. Agonia. Io questo non lo posso fare. Non lo posso fare, mi dispiace. Lo so, Fabrizio, ma io ho parlato con i dottori e loro dicono che è l'unica speranza. Dobbiamo prepararci e dobbiamo prepararli a questa eventualità. È l'unica cosa che si può fare. Ma fino a quando c'è un filo di speranza per Michelino? Io non posso andare dalla madre a chiedere una cosa del genere. Lo volete capire o no? Bisogna continuare a sperare. E pregare. Ossigeno. Necessario. Se ci sarà l'operazione. Signora Valeria, che cosa ha deciso? A questo punto devo dirle che i minuti sono preziosi. Non abbiamo ancora parlato, ci scusi. Le ripeto, è questione di minuti. Dobbiamo fare dei controlli, non possiamo perdere tempo. Parlerò io con la signora Valeria. Se voglio. Valeria, c'è una decisione che tu e soltanto tu puoi prendere. Mi rendo conto che parlartene in questo momento è ingiusto. Ma non parlartene sarebbe ancora più ingiusto. Per salvare Anna Maria. È malata di cuore. Scusate, non capisco. Si può salvare Anna Maria donandole il cuore di Michelino? Siete pazzi? Pazzi? No, io dico di no. È lei che deve decidere. È lei che deve decidere. No, non dovete farle perdere il buon senso, il rispetto del figlio. Valeria, i chirurghi stanno andando via. No, no, Valeria, no! Basta.
fosse Michelino a poter parlare, direbbe di sì. Ma hai perso la testa anche tu, Valeria. Sei pazza, sei pazza. Michelino direbbe di sì, dico di sì anch'io. Che Dio ci aiuti. Corri, avvisami. Grazie. Io non so. Questa è la porta che rimane sempre aperta. Sì, eccellenza. È da tempo che dovevo venire. Io sono venuto a farmi confessare, don Canepa. Sento a volte che tutto forse nella mia vita mi è sfuggito di mano. Quando sei arrivato tu, don Canepa, io non ti ho visto di buon occhio. Temevo che la gente non avrebbe capito un prete come te, che avrebbe criticato. E quando ho dovuto allontanarti, me ne sono quasi compiaciuto. Pensavo di trasferirti. E invece la gente, specie i giovani, si è mossa per te. Io non ho avuto fiducia in te. Lo confesso, ho sbagliato. Tant'è che ora questa parrocchia ti è interamente affidata. Io andrò via di qui, Ma no, ma cosa dici? Ma sei stanco, hai passato dei momenti difficili, hai visto delle cose orribili. Sono cose che succedono, prete, sai? Io ho paura! Ho paura! Senti. Ho paura! Ti chiamo più tardi, Parliamo, vedrai che possiamo chiarire tutto. Aspettami, Aspetta. Non so che devo fare. Non so che devo fare, ho paura.
Chi ha portato qui Anna Maria Capece? Rachele, la sorella, che si è messa a pregare in chiesa. Don Fabrizio, se il viaggio è lungo, io posso preparare bancheria, calzini, tutto quello che lei vuole, ha capito? Lo sai che quelle sono le navi che vanno molto lontano? E che girano tutti i paesi del mondo? Sì. Rachele mi ha detto che non devo ancora correre troppo, poi però potrò correre ancora. Perché piangi? Non sto piangendo. Sai che io adesso ho il cuore di Michelino? Lo so, Anna Maria. Con questa palla giocavo con Michelino. È vero, però tu adesso non ci devi pensare, Anna Maria. Devi pensare a divertirti. Rachele mi ha detto che lui è morto in un incidente d'auto. Ma è vero! Non è che mi ha detto una bugia? No, non è una bugia. È morto per un terribile incidente, Michelino. È stato solamente un terribile incidente. Io gli voglio bene, Michelino. Io gli porterò i fiori. Io li porterò tutte le domeniche. Io voglio una foto di Michelino. Te la regalerò io una foto di Michelino. E tutte le domeniche porteremo i fiori insieme a Michelino, va bene? Però adesso, Anna Maria, vai a divertirti, vai a giocare. Divertiti. Siccome il lavoro aumenta, c'è un sacco di ragazzi che si sono offerti. Offerti? Hai detto tu che c'era bisogno di altra gente, no? Va bene. Va bene. Ragazzi, dai, sediamoci che Don Fabrizio ritorna subito. Che fai? Non lo vedi? Sto preparando le valigie. Aspetta un momento. Questi sono gli appunti di lavoro del 97. Nel 98 dobbiamo fare di più. La domanda è, lavoriamo con i giovani delle scuole o con quelli dei posti di lavoro? Dobbiamo scegliere. Passateveli, per favore. Leggete con cura e cercate di farvi un'opinione, che poi ne dobbiamo discutere nella prossima riunione, che sarà il più presto possibile. Se avete delle proposte... Ragazzi, posso farvi una domanda? Ma voi ci avete creduto in me? Posso fare il prete? Noi neanche ti rispondiamo. Va bene. Proviamoci ancora.